Allora, buongiorno a tutti, io sono Fabio Guidadamo, project manager appunto del laboratorio dal basso sul fundraising, vi do il benvenuto appunto per fare questo percorso insieme che è abbastanza sperimentale diciamo sul nostro territorio. Io non mi dilungo di più, ma lascio subito la parola a Domenico Centrone dell'ARTI che diciamo, dirà due parole appunto sull'iniziativa dei laboratori dal basso. Grazie Fabio. Allora, sono Domenico Centrone, faccio parte dello staff di Laboratori dal Basso. Non so quanti di voi conoscono questa iniziativa, un'iniziativa che ormai ha più o meno un annetto di vita, un'iniziativa sperimentale dell'ARTI e di Bollenti Spiriti, quindi l'assessorato alle politiche giovanili della Regione Puglia, ed è un'azione di supporto fondamentalmente alle giovani realtà pugliesi, un'azione di supporto che non fornisce un contributo economico diretto alle giovani realtà, che possono essere microimprese, associazioni, cooperative, ma che fornisce da loro la possibilità di formarsi, di apprendere conoscenze, quindi apprendere per meglio fare impresa. Quindi è un'azione di supporto finalizzata all'aumentare la capacità di fare impresa delle giovani realtà pugliesi. Il nome Laboratori dal Basso racchiude un po' tutta l'essenza dell'iniziativa, nel senso che sono le stesse giovani realtà pugliesi che insieme identificano un bisogno di apprendimento comune, quindi definiscono cosa imparare per meglio fare quello che già fanno, quindi nel proprio settore, identificano cosa fare sostanzialmente, cosa imparare, da chi impararlo, quindi identificano anche i docenti, i migliori esperti, i maggiori esperti a livello nazionale o anche internazionale, e anche le modalità formative, quindi il come impararlo. Quindi preparano un vero e proprio percorso di apprendimento customizzato sui propri bisogni di apprendimento. Quello che noi facciamo come ARTI, come Regione Puglia, è, tra virgolette, comprar loro questo percorso di apprendimento. Quindi compriamo, tra virgolette, i docenti, li facciamo venire qui in Puglia, da qualunque parte essi provengano, affinché portino la propria esperienza, il proprio know-how a favore delle giovani realtà pugliesi e non solo. Non solo perché i laboratori sono proposti sì da giovani imprese, ma sono aperti a chiunque sia interessato alla tematica specifica del laboratorio. Questa è brevemente l'essenza di Laboratori dal Basso. Ci sono altre due iniziative, questi sono i laboratori, abbiamo anche un'altra iniziativa che è Testimonianze, in cui praticamente si ha la possibilità di portare sul territorio imprenditori o comunque esperti di innovazione che abbiano fatto un percorso di eccellenza, sempre in ambito imprenditoria e innovazione, portarli qui in Puglia a raccontare al territorio pugliese quindi la propria esperienza. Quindi un'azione di sensibilizzazione. La terza iniziativa di Laboratori dal Basso è mentoring. Quindi un affiancamento di un esperto senior, quindi chi ha già fatto un cammino, chi ha già esperienza, affiancare questa persona senior a una giovane idea, che è una giovane realtà che è uno stato primordiale, quindi è in uno stato di stadio di start-up. Quindi condivisione e scambio di conoscenza, quindi un give back, chiamiamolo così, da parte di chi ha esperienza nei confronti di chi invece esperienza non l'ha, è alle prime armi, se volete. C'è tempo per proporre ancora laboratori e testimonianze fino al 30 di giugno, quindi avete ancora un mese se siete interessati. Sì, scusa. No, invece la realizzazione delle attività dei laboratori è invece prevista fino al 20 di settembre. Anche se, vi posso annunciare, ci sarà una proroga di questi termini, cioè di questo termine, di questa deadline, quindi l'esecuzione dei laboratori potrà avvenire fino al 30 di novembre. Però invece le manifestazioni di interesse, quindi le proposte di laboratorio e di testimonianze, devono pervenire entro il 30 di giugno. Niente, io diciamo, sono molto contento di questo corso, sono molto contento di vedervi presenti e interessati. Ringrazio sicuramente Fabio e le due associazioni proponenti, quindi Spazio Altro e Nuovo Valore. Ringrazio anche la docente per essere qui con noi. E niente, vi auguro un buon corso, un buon laboratorio. Ci vediamo. Sono qui se avete bisogno di informazioni comunque su Laboratori dal Basso. Grazie.
Sì, appunto mi hai anticipato ringraziando le due associazioni proponenti, Spazio Altro e Nuovo Valore, che vede qui presente il Presidente, magari ci fa un saluto. E voglio ringraziare ovviamente la Compagnia delle Opere che ci mette a disposizione gratuitamente tutta la struttura per fare, diciamo, la sala e per fare il percorso, il laboratorio. E naturalmente voi appunto conoscete il programma di questo laboratorio e fatevi anche portavoce nei confronti di altre realtà non profit che nel frattempo, con il percorso iniziato, vogliono inserirsi appunto per apprendere specifici moduli. Per cui io lascio la parola a Davide Tonti per un breve saluto e poi, diciamo, iniziamo l'avventura con la docente. Allora, buongiorno a tutti, grazie ancora per la vostra presenza. Questo laboratorio è la prima attività della nostra associazione, in quanto, come è già stato detto, i laboratori aiutano in fase di start-up le nuove associazioni. La vostra presenza è molto importante per noi perché chiaramente potrebbe significare un inizio di collaborazioni per progetti futuri. Non vi faccio perdere altro tempo e passo subito la parola alla docente in maniera tale che possiamo iniziare il corso. Ancora grazie, un ringraziamento particolare a tutte le altre associazioni che hanno supportato, il nostro progetto. Insomma, grazie a tutti. Iniziamo? Sì, io non ho bisogno perché sono microfonata. Io mi muovo. Allora, due parole, intanto mi presento. Appunto, mi chiamo Guia Raco. Questo eco mi resta? Ok, grazie, no, perché altrimenti mi rimbomba nell'orecchio, mi sento, fa un po' strano. Faccio di lavoro la consulente di fundraising, che vuol dire che non opero all'interno di un'organizzazione stabilmente come alcuni colleghi che poi seguiranno in questo corso, ma seguo diverse realtà di tutto quello che è il panorama del terzo settore, per cui dalle associazioni di volontariato piuttosto che cooperative sociali di tipo A e di tipo B, piuttosto che fondazioni che si occupano di diverse tipologie, piuttosto che negli ultimi anni anche diversi enti pubblici che o vogliono far partire e avviare delle fondazioni di comunità assieme a degli attori del privato sociale del territorio al fine di andare a reperire le risorse per determinati servizi, soprattutto quello che è l'assistenza sociale sostanzialmente, oppure enti pubblici che stanno ipotizzando di creare un ufficio fundraising a supporto delle proprie attività, o in ambito culturale o in ambito sempre servizi assistenza alla persona, quindi servizi sociali. Ci sono anche diversi case history, magari poi ne possiamo parlare in seguito. Per cui diciamo anche il pubblico si sta affacciando, che è un po' il motivo anche per cui stiamo qua, cioè che i soldi pubblici sono sempre meno. Quindi un panorama variegato anche di tipologie di attività, per cui non solo da un punto di vista di forme giuridiche, ma anche di che cosa fanno, per cui vado dal servizi socioassistenziali, la qualunque, per cui disabilità, piuttosto che assistenza anziani, piuttosto che dopo scuola bambini, piuttosto che varie tipologie di disabilità, dall'autismo all'handicap fisico o psichico, alla tossicodipendenza, piuttosto anche che all'ambito settore culturale. Questo perché io personalmente, le persone con cui collaboro, ma parlo per me in special modo, non credo molto che il fundraising sia settoriale. Sicuramente ogni settore ha una specificità, perché è in un contesto, ha delle caratteristiche. Però quello che vedremo insieme è che, a mio avviso, il fundraising è un processo di pianificazione strategica essenzialmente, e quindi una volta che io acquisisco delle dinamiche, a seconda che il prodotto, per passatemi il termine, o il servizio cambiano e metto a punto alcune peculiarità che sono proprie di quel settore, ma
il metodo sostanzialmente regge, per cui questa è un po' la mia impostazione. Ci sono poi colleghi che magari si sono perfezionati in determinato settore specifico. L'altra cosa l'altro incarico dove sono volontaria che seguo da 2011, sono consigliere dell'Associazione Italiana Fundraiser, che si chiama ASSIF, che è un'associazione che vuole essere diciamo il portavoce di tutti coloro che in Italia svolgono l'attività di fundraiser, sia all'interno di organizzazioni, per cui sono diciamo dipendenti, non so, come chi lavora per AIRC piuttosto che lavora per Lega del Filo d'Oro, piuttosto che lavora per alcune cooperative sociali che adesso hanno il fundraiser interno, per darvi dei numeri, negli ultimi anni sono sempre di più in crescita, per cui ha un aspetto specifico, e chi invece fa l'attività di consulenza come me. Per darvi un'indicazione, degli 11 consiglieri che siamo entrati in carica a maggio del 2011, l'80% fanno i professionisti, un po' su tutto, veniamo da tutto il territorio nazionale. Però sicuramente sono sguardi differenti e diversi. L'obiettivo quindi è quello di essere un po', rispetto alle altre associazioni di fundraiser europeo, un po' una testa di punta della dinamica mediterranea, perché poi lo vedremo, ma ve lo dirò anche in seguito, le dinamiche legate al fundraising del mondo anglosassone in Italia non funzionano. Se all'estero funzionano gli strumenti, in Italia siamo fatti diversamente dal punto di vista anche culturale, e quindi sì, tutto molto bello, però noi funzioniamo sulle relazioni, banalmente, ma perché il nostro comunque tessuto sociale è fatto da un sistema di welfare, anche se adesso è un attimo in crisi, e poi vedremo perché secondo me il fundraising può aiutare a ripensarlo, mentre invece nei paesi anglosassoni, non essendoci mai stato una dinamica di Stato che dava un minimo di assistenza, come nei paesi negli Stati Uniti o in Canada, i grandi musei, i grandi ospedali, le grandi biblioteche sono quasi tutte nate su dei lasciti, piuttosto che di beni immobili o di denari, per cui poi si sono sviluppate, e allora abbiamo le università americane che hanno, alcune hanno 100 fundraiser nell'ufficio raccolta fondi, ma stanno in piedi di quello, e noi forse le università più brave, che sono i due politecnici e Bocconi, in cui ho dei carissimi colleghi che lavorano dentro, ne hanno 4-5, ma sono solo loro, le altre università, io ho fatto l'università a Pavia, c'erano anche un sacco di pugliesi quando facevo l'università io a Pavia, infatti ho tanti amici. Ma a nessuno viene in mente, gli ospedali forse qualcuno inizia in alcuni reparti tipo oncologia piuttosto che pediatria, ma nessuno viene in mente del bacino di informazioni e di banche dati che hanno. Ragioneremo anche di questo. Ecco, ASSIF fa un po' questa velleità, dà delle ricerche su LinkedIn, ci sono 6.000 e rotte persone che dicono che in Italia fanno i fundraiser, noi per adesso abbiamo solo 300 associati, il nostro obiettivo è quello di cercare di rintracciarli, ma giusto per capire insieme a loro, in una logica dal basso, come vi veniva raccontato prima, quali sono le loro esigenze. Per fare questo ci siamo inventati l'anno scorso i gruppi territoriali, poi se qualcuno è interessato può andare a vedere, e in ogni regione stanno partendo dei gruppi di soci che cercano di aggregare dei colleghi, già associati o meno, che si occupano di fundraising sul territorio, e questo per noi è molto importante, uno perché macinano un sacco di proposte, quindi di attività, e sono diciamo un braccio operativo e vivo per l'attività dell'associazione, e dall'altra parte perché ci portano le istanze, i problemi che i colleghi possono avere sui diversi territori, perché è innegabile che chi fa il fundraiser in Puglia piuttosto che in Campania è un po' diverso da chi lo fa in Umbria piuttosto che da chi lo fa in Piemonte o in Triveneto. Ci sono delle peculiarità e delle differenze sicuramente sostanziali. In Puglia non c'è ancora, infatti lo dicevo prima, non c'è ancora un gruppo territoriale di colleghi. È dopo questo corso in cui voi scoprirete che anche se non lo sapete siete dei fundraiser o lo diventerete,
potrete associarvi e dar vita a un gruppo territoriale Puglia molto volentieri. Per Assif, appunto, io come consigliere sono delegato alla gestione dei gruppi territoriali. Tra le esigenze, infatti dicevo prima, che sono nate, non so se lo vedete girare, è appunto questa campagna del io non lavoro a percentuale, perché come associazione abbiamo comunque un regolamento ed è pratica abbastanza diffusa, ahimè, quello di proporre il pagamento a percentuale per chi fa questa professione, ma vedremo che è assolutamente sbagliato, nel senso che responsabilizza l'ente, perché dice: tu da oggi sei referente della raccolta fondi, più soldi trovi più porti a casa, ma la logica è che non stiamo vendendo auto, ma il fundraising si basa su un tessuto relazionale, per cui non sto spingendo sulla vendita di un prodotto. E per le organizzazioni no profit il vero patrimonio è un patrimonio relazionale, cioè non esiste Guia, tu che hai tante relazioni mi trovi sicuramente dei sostenitori, perché magari non sono mie le relazioni, ma sono degli enti per cui collaboro e poi hanno un senso in una dinamica territoriale. Per cui poi dopo comunque ci torniamo. E infatti questa è una delle campagne che stiamo promuovendo in questo momento. Torniamo a noi. Vedevo... Perché? Ok. Vedevo dalle schede che alcuni di voi hanno fatto delle attività di raccolta fondi, per cui eventi, iniziative, lotterie, cene, alcuni l'hanno segnato, e che l'esperienza però, diciamo, sulla dinamica del fundraising, siete abbastanza neofiti, mi sembra di capire. Mi piacerebbe sentire un po' chi siete voi e un po' il motivo per cui siete qua. Ecco. Partiamo da lei, che è qui davanti. Mi chiamava, mi stava guardando e ho detto, è lei. Mi sente vicina. Okay. Io mi chiamo Gabriella Roselli e sono un portavoce dell'associazione Mama Puglia. È un'associazione che si occupa di integrazione, soprattutto delle posizioni più svantaggiate, quindi comunque anziani, bambini, immigrati. Al momento noi abbiamo alcuni progetti in atto. Quello che maggiormente ci sta dando un po' più di soddisfazione è si chiama Life of a Puglian Migrants, è un progetto che mira a creare rete tra i pugliesi che vivono ancora in Puglia e quelli che invece sono emigrati all'estero. Quindi con figli, nipoti, perché la nuova tecnologia viene usata maggiormente dalle persone più giovani. E allo stesso tempo ricostruire comunque un patrimonio che è quello della nostra memoria. Mi affascinava questo argomento perché effettivamente, almeno per quello che mi riguarda, è abbastanza sconosciuto. Sì, sentito parlare, però tecnicamente è abbastanza sconosciuto. Penso sia un'iniziativa interessante perché sicuramente gli enti pubblici, lo Stato in questo momento stanno venendo molto 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 meno e quindi un'azione in questo senso penso sia, se non la soluzione, comunque una buonissima proposta. Grazie. Passa dietro. Ah, vi tocca, tocca a me, tocca anche a voi. Non so se si senta. Sì. Allora, io sono Filomena Palumbo, sono una consulente invece in risorse umane, una libera professionista e oltre a collaborare con aziende ed enti per la consulenza specifica nell'ambito risorse umane, mi occupo anche di formazione e progettazione. Francamente nel terzo settore mi sto avvicinando ora, quindi proprio perché voglio arricchire la mia professionalità e quindi fornire un servizio in più agli enti con i quali collaboro, ho deciso di partecipare a questi laboratori. Conosco l'iniziativa perché ne ho letto appunto sul sito dell'ARTI e mi fa piacere che iniziative di questo genere vengano poi realizzate anche a Foggia, perché spesso mi muovo fuori per, ecco, arricchire le mie conoscenze, quindi grazie per avermi dato questa opportunità. Interessante questa cosa perché con alcuni gruppi territoriali si sta ragionando con dei referenti che si occupano di risorse umane piuttosto che i cosiddetti edante, ricacciatori di teste, e in effetti dicono: all'estero è chiarissimo cosa fa un fundraiser, qua
cioè, mettiamoci d'accordo perché c'è un po' di confusione, piuttosto che gli enti, le organizzazioni no profit non si rivolgono ai cacciatori di teste per cercare quel profilo, quella risorsa personale. Quindi magari poi dopo mi vengono delle domande. Prego. Io sono Dora De Palma e sono legale rappresentante di un'associazione che si chiama Il Vangelo della Vita. E questa associazione di volontariato, nata una decina di anni fa, e si è occupata principalmente di cooperazione allo sviluppo, di progetti umanitari. Noi abbiamo relazioni con l'Angola. Ultimamente, da un paio d'anni a questa parte, stiamo facendo anche dei progetti nel nostro territorio, stiamo cercando di collaborare insomma, per quanto riguarda i disagi del nostro territorio, soprattutto nel campo dell'immigrazione. Siamo fondatori di Solidaunia insieme con altre organizzazioni e persone, e Solidaunia è una ONG non ancora riconosciuta ma in via di riconoscimento, che è nata nel 2005 a Foggia. Beh, io sono di Solidaunia, visto che Solidaunia raccoglie 6 associazioni, tra cui il Vangelo della Vita, che si interessa prevalentemente dall'Angola, Tierra Sin Fronteras sui diritti umani, la GB Onlus che si interessa a Guinea, Bissau, India e Brasile, CESMET, Centro Studi di Medicina Tropicale per la formazione ovviamente dei professionisti poi per l'impegno nel terzo mondo, e Cooperation, e non me ne ricordo tutti qua, vabbè, ne sono 6. E prevalentemente il nostro campo di azione è sulla cooperazione internazionale e sull'immigrazione localmente, e ovviamente sui diritti umani. Non abbiamo nessuna esperienza sul fundraising. Fundraising. No. Facciamo, diciamo, quello che fanno tutti quanti, non so, il banchetto, le cene, gli spettacolini, i mercatini. Ciao, io sono Antonella e collaboro come progettista con un'associazione qui sul territorio da poco tempo. E da molto più tempo invece collaboro con un gruppo informale che si occupa soprattutto di temi di legalità e di discriminazioni di genere. Questo è la raccolta fondi è un tema insomma, che mi piacerebbe molto approfondire, anche per poi riuscire a metterlo in pratica, perché una delle grandissime difficoltà che le piccolissime realtà trovano è proprio quello di riuscire a concretizzare poi le idee che hanno, insomma, portarle avanti. Per questo sono qui. Per progettazione cosa intendi? Perché a seconda di dove uno va a progettazione è qualsiasi cosa. Il mio ambito in realtà dovrebbe essere quello della cooperazione culturale e quindi anche europrogettazione, però in realtà fa insomma, cose molto più insomma, legate al territorio. Okay. Sociali, progettazione è chi si occupa di sviluppare nuovi servizi, per cui per capire lo stesso linguaggio per dentro e fuori. Ok, grazie. Buongiorno, io sono Marco Di Sabato, sono di Lucera, qui a pochi chilometri da Foggia. Sono il presidente della cooperativa Paidos. Gestiamo dal 2003 una casa famiglia maschile, una femminile e un centro diurno per ragazzi, per minori a rischio, quindi non con disabilità o con altro tipo particolari peculiarità. E poi gestiamo in regime di appalto il servizio ADE, assistenza domiciliare educativa, nel comune di Lucera e in altri 13 comuni che fanno parte del piano di zona. Mi diletto, diciamo, tra virgolette, a scrivere qualche progetto. Fino a qualche anno fa mi sentivo anche più importante. Poi negli anni sono arrivati tutti i progettisti con il titolo e quindi mi sento un po' meno importante in questo momento, però insomma, voglio dire, spesso insomma, nelle varie progettazioni che proponiamo, sia a livello partendo dal servizio civile piuttosto che alle fondazioni, o alla regione, insomma, ci metto sempre lo zampino. Per questo voglio approfondire meglio, perché mi ero iscritta ad altri corsi, onestamente, e nessuno mi ha mai fatto concludere il percorso, perché non mi sentivo quel qualcosa in più. Quindi spero che questo, insomma, ma non per caricare di attese, insomma, sicuramente. Tu lei mi dice questo? Mi sicuramente era anche perché io ero poco motivato, ci mancherebbe, insomma. Sono sì, sicuramente. Poi mi attiravano molto perché
ne sentivo di queste pubblicità del Festival del Fundraising, soprattutto da Bologna arrivano mail a catena, però c'è anche dall'altro lato c'è anche chi ne parla non bene, insomma, di questo, non tanto del festival, del fundraising che propongono dall'Università di Bologna, insomma, perché dicono che non è molto attinente alla realtà, però lo dico solo come commenti esterni perché non ne ho contezza della cosa. Questo, vabbè. Le due comunità maschile e femminile, quindi per ragazzi che sono allontanati dal tribunale? Intanto che vedo casistica, perché più o meno. Io sono Giampaolo Carnovale, vengo da Bari. Sono un impiegato pubblico, non sono legato a nessuna associazione, non faccio parte di nessuna associazione, sono un freelance. Nel senso che da un po' di tempo mi sono avvicinato ad alcune associazioni, in particolare che si occupano dei bisogni di base, quindi cibo, casa e vestiti per i senza casa, per i più poveri, per i bisognosi della città, e quindi solo locale, non internazionale o nazionale, quindi per Bari. E ho conosciuto le tre, secondo me, realtà più importanti che si occupano di queste tre tematiche e ho cercato di fare qualcosa da solo. Il problema è che da solo, non sapendo come fare, mi sono arenato a un certo punto. Ho fatto un evento su Facebook, ho contattato 3.000 persone, di queste 3.000 300 hanno detto parteciperò, di queste 300 30 hanno dato qualche cosa, io cercavo latte, hanno dato o latte in natura o soldi, di queste 30 3 si sono impegnate per, diciamo, con regolarità. Quindi da 3.000 a 3, volevo 100.000 litri di latte in un anno, ne abbiamo raccolti in 7 mesi 3.000, siamo al 3% e siamo a metà dell'anno. Sono a metà dell'anno perché sono solo. Sono qui per capire come fare a migliorare le cose. Buongiorno, sono Francesco, ho 28 anni e, diciamo, il mio interesse è per l'argomento in generale che conosco pochissimo, ma avendo partecipato a dei progetti di mobilità giovanile europea, che anche se quelli credo utilizzino un diverso tipo di finanziamenti, ma in ogni caso quello che mi è piaciuto è la raccolta fondi per progetti legati ai giovani e alla loro mobilità. E poi qui sul territorio, vivendo un pochettino la realtà turistica e agroturistica, sono interessato a cogliere, diciamo, i nuovi canali di raccolta fondi, finanziamento, eccetera, per sviluppare, magari per i giovani, ma insomma in generale, l'aspetto economico di queste realtà ancora troppo arretrate o ancora troppo abbandonate a se stesse sul territorio, quindi soprattutto nell'ambito turistico e agroturistico, perché ho visto che iniziano a esserci una discreta quantità di interessi e di fondi proprio per lo sviluppo di quest'area. Noi parliamo insieme. Sono Nicoletta della cooperativa Aura, che opera sul territorio di Foggia. Abbiamo una casa famiglia femminile e un centro diurno. Rientriamo nei piani di zona sociali, perché su Foggia ci sono i tre centri diurni che sono finanziati dai piani sociali. Fino a novembre ero il braccio, la parte operativa, la relazione con i ragazzi. Da novembre sono vicepresidente della cooperativa. Dobbiamo imparare a fare raccolte fondi, a darci da fare, perché i fondi dei comuni, della regione non ci sono, sono di meno, e quindi siamo qui proprio per imparare, perché più andiamo avanti e più, se no non riusciamo a fare niente con i ragazzi, con le famiglie, perché questi siamo. Poi è una cooperativa tutta femminile e quindi forse le donne hanno quel quid in più rispetto agli altri. Che i fundraiser migliori sono donne, non so, insomma, magari, ma no, sì, viene un collega maschio, forse a fare anche questo percorso, però sono tutte donne le altre, la maggior parte, per voi ci sarà un motivo. Bene.
facci di fare i banchetti. Ok, li facciamo, ma proprio... Un po' di fatica, così come... Prego, il signore. Salve. Prego. Che stanno nascendo varie iniziative legate all'ecologia, che, insomma, visto che il nostro territorio ha gravi problemi anche di inquinamento, cattivo sfruttamento delle risorse, eccetera. Ed è un altro ambito per il quale in maniera indiretta ho interesse a capire come farlo sviluppare, in quanto vedo proprio purtroppo scarsa adesione, cioè anche negli eventi, forse lei mi ha dato lo spunto adesso, il banchetto in centro, nel punto di massimo traffico pedonale, eccetera, scarsa adesione, almeno no, mi sembra scarsa adesione, poi non so, magari, su delle iniziative che secondo me sarebbero di fondamentale importanza, una per tutte è la raccolta differenziata. Cioè, sono stupito dal fatto che non esploda. Salve, buongiorno, io sono Antonio Galifuoco da Manfredonia e rappresento l'associazione Psiche, utenti disabili psicofisici nel centro diurno di salute mentale di Manfredonia, CSM. E niente, ho fatto sì mercatini, queste cosine qui proprio locali, ma comunque era già da un anno e mezzo che acquisisco informazioni su fundraising e che volevo, poi mi è arrivata questa email. Apri di cielo, è l'occasione giusta per approfondire, insomma. Bene, mi spiego un po' quello che faremo tra oggi e domani. Un po' la mia idea, però diciamo sono anche abbastanza logorroica, per cui vi chiedo anche ogni tanto di interrompermi, di farmi delle domande, così lo rendiamo un po' movimentato e cerchiamo di capire quello che diceva il signore prima. Cioè, al di là del programma mentale, delle cose che mi fa piacere dirvi, anche perché io apro il corso, per cui secondo me, intanto se riuscite e avete il tempo, vi invito a frequentarlo tutto, perché non so se avete visto, no, devo fare lo spottone, lei mi guarda e sorride, dice stava facendo lo spottone, no, nel senso che se voi avete visto il programma, banalmente ci sono una serie di focus tematici, e io oggi apro, facciamo un po' un'infarinatura di quelli che sono i concetti basilari, cioè di che cosa si intende per fundraising. Ovviamente vi do il mio punto di vista, ma non è solo il mio. Quindi, quali ne sono le caratteristiche? Vedremo un attimo un'infarinatura di che cosa comporta iniziare all'interno di un'organizzazione il fare l'attività di fundraising. E poi, visto che ci saranno delle colleghe che si occuperanno del cosiddetto corporate, cioè dell'attività con le aziende, andremo un po' a illustrare velocemente i quattro mercati dell'attività di raccolta fondi e magari facciamo un focus sulle persone fisiche. Appunto, se voi avete delle domande, interrompetemi in qualsiasi momento e poi ragioniamo, e siccome io nasco come bracciante, quindi sul campo, più che come formatrice, per cui ascoltandovi è interessante, per cui possiamo fare anche delle casistiche su o vostre esperienze, vi dico cosa hanno fatto gli altri anche in altri territori, con la consapevolezza che uno ci può provare, però poi deve contestualizzarli, perché non è che una cosa fatta in un certo modo va bene ovunque, magari anche a 3 km di distanza nella stessa regione, nella stessa provincia, però non funziona. E vedremo anche, quello che mi preme dirvi, è che il tipo di attività che svolgo io, come vi dicevo prima, non è con le grandi organizzazioni, ma è in una dinamica che viene definita di community fundraising. Cioè, cosa vuol dire? Di attività di fundraising all'interno di comunità specifiche, di riferimento. Comunità sia intesa in senso geografico, cioè io lavoro nelle province, perché già lavorare in grandi città è una dinamica diversa. Quindi lavoro nei territori, molto spesso in valli montane, in pianure, per cui in comuni che o in territori un po' sperduti che hanno magari 10.000 abitanti, piuttosto che dinamiche di città. Perché? Perché sono fermamente convinta che, come vi dicevo prima, anche piccoli possono fare attività di raccolta fondi. Ovviamente
l'impegno che dovranno mettere sia da un punto di vista organizzativo che anche di approccio e di tempo dedicato sarà diverso a secondo delle loro caratteristiche e dei loro obiettivi. Cioè, se uno mi dice siamo una piccola associazione di genitori, di bambini, di familiari, di ragazzi con l'autismo, a noi ci cambierebbe tanto la vita avere 2000 euro in più all'anno, farai delle cose, il tuo impegno sarà per raggiungere quell'obiettivo. Se invece tu mi dici sono una cooperativa sociale piuttosto che un'altra organizzazione, dobbiamo ristrutturare la sede o costruire una nuova comunità e il tuo impegno è di 1 milione di euro, ovviamente il tuo impegno sarà di un altro tipo. Forse con il tempo dovrai avere 1-2 persone che ci lavorano e fanno solo quello. Perché uno dei primi aspetti è che l'attività di fundraising è un investimento, non è un costo. Un investimento anche in termini di tempo, oltre che di acquisizione di competenze. Cioè, e come tutti gli investimenti, rientrano nel medio-lungo periodo e se io non investo, se io non faccio niente, non succede niente. Perché non è che le botte, adesso sono ripresa, non posso dire, le botte di fortuna magari una volta nella vita ti capitano, per cui prendo il biglietto della lotteria e vinco. Allora tu dici, oppure l'ho trovato per strada. Però altrimenti, lo dicono anche, aiutati, che il CELTA aiuta, perché bisogna comunque applicarcisi. È una professione ed è un'attività che va fatta, anche se io sono un volontario, magari, di un'organizzazione, però va fatta in modo professionale. Allora, visto che siete tutti un po' neofiti, partiamo un po' con quelli che sono alcuni concetti chiave, che sono anche delle provocazioni su cui comunque possiamo anche ragionare. Allora, scusatemi che sposto qua, perché altrimenti... Ok, allora, se io mi sposto qua, lei mi... Perché lo guida, ho capito che lo guida. Ma perché se sto in mezzo lo impalo. Io ho detto, mi devo stare anche ferma, invece mi posso muovere, la faccio impazzire col joystick. Benissimo. No. Voi ci vedete, sì, è abbastanza chiaro. Allora, il primo assunto è che nessuno trova le risorse, i soldi per voi. Cioè, il fatto che voi diciate, noi siamo piccoli, noi non possiamo, arriva Guia e dici, Guia, abbiamo bisogno di x mila euro, me li trovi? Questa cosa non funziona. Non funziona per una serie di motivi. E il primo è quello che dicevamo prima. Ovvero, che il patrimonio relazionale è il vostro, non è il mio. Che magari abito in un altro territorio, che magari sono lontana. Cioè se trovo un donatore, questo donatore chiama me, che magari sto facendo una cosa da un'altra parte. Deve chiamare l'organizzazione. Piuttosto che se vuole venire a vedere che è potentissimo a livello territoriale questa cosa. Vuol venire a vedere, a conoscervi, a vedere la sede, a venire a vedere gli stati di avanzamento del progetto. Siete voi che dovete avere in mano la relazione. Per cui questa è una prima riflessione che poi riprenderemo anche in seguito. La seconda riflessione è che molto spesso, anche se devo dirvi la verità, almeno questa è la mia esperienza, la nostra esperienza, ci chiamano sempre meno organizzazioni che dicono ci servirebbero 200.000 euro tra 2 mesi. Dici, bene. Allora la risposta è ci pensi adesso? Cioè che ti servono tra 2 mesi? Piuttosto che stiamo messi ballissimo, non abbiamo i soldi perché abbiamo una serie di problemi, di buchi, abbiamo bisogno di trovare delle risorse, poi quelle che trova ci mettiamo d'accordo sulla percentuale. Ma molto spesso e sempre di più invece chiamano delle organizzazioni che sono sane e che vogliono sviluppare la propria attività. Questo perché? Perché se voi pensate, vi mettete dalla parte del donatore, voi affidereste dei soldi ad uno che dimostra aver riconosciuto che non è in grado di gestirli? Per cui una delle prime caratteristiche che poi si concilia all'essere trasparenti, che è fondamentale nell'attività di raccolta fondi, è quello di essere comunque un'organizzazione sana, anche perché se già sono in molta difficoltà non ho fiato per fare l'investimento, banalmente anche in termini di tempo di persone che ci mettono la testa. Per cui questo perché ve lo dico? Perché il fundraising non è la panacea di tutti i mali.
bisogna, come dice ogni tanto qualche collega amico, è forse a volte alle organizzazioni no profit, più che far fare un corso di fundraising, bisognerebbe fargli fare un corso di contabilità e gestione piuttosto che di project management, che è un altro problema però. Okay. No, perché sapete, magari uno dice, ah, abbiamo dei problemi, adesso facciamo il fundraising. Attenzione, perché il fundraising amplifica una serie di criticità che già sono in essere, per cui può fare danni. E poi uno fa un investimento, rimane deluso perché non ha i risultati. Perché voi considerate che voi dovete mettete in piedi una relazione con delle persone che vi affidano, uno, parte del loro tempo, e qua si parla di people raising, lo vedrete la prossima volta. Okay? È comunque un donatore, perché mi dona del tempo. Mi può donare dei beni, dei servizi, mi può donare delle relazioni. Per cui io vorrei tanto conoscere la signora, ma non la conosco, però lui la conosce, lui mi dice, guarda, ma ti porto io, ma dai, andiamo insieme a presentargli il progetto. Lui mi sta donando una sua relazione, mi sta facendo un transfer di fiducia. Questa cosa è potentissima e vale molto di più a volte che 50 o 100 euro. Bisogna appunto essere, come dico io, un'organizzazione solida. Poi va da sé che magari uno un anno chiude in perdita, ma perché, o due anni, ma perché? Perché ha fatto degli investimenti strutturali, poi bisogna guardarli i dati. Però di per sé non è la dinamica con cui uno risolve dei problemi economici che sono cronicizzati. Prego. Di non avere soldi che non si chiude mai in perdita. Esattamente. Esattamente. Sì, è vero. Il terzo assunto che abbiamo visto prima è che non c'è ritorno senza investimento. Cioè, se io non faccio niente, non succede niente. Ma in tutti i sensi, per cui da non abbiamo volontari, nessuno vuole venire a fare il volontario da me. Li hai cercati? Li hai cercati nel modo e nel posto giusto? Hai cercato di capire prima che tipo di volontario ti serve? E se ti arrivasse, cosa gli fai fare? Sei sicuro che quello che tu hai in mente di fargli fare a quel tipo di volontario gli va bene? Cioè anche il volontario bisogna, cioè il people raising va pianificato, idem con i donatori. Magari non li abbiamo cercati nel modo giusto, nel momento giusto o nel posto giusto. E quindi per fare questo tipo di attività, che è un'attività che in media occupa in organizzazioni che partono da zero, tra i 4 e 7-8 mesi a seconda dell'investimento che l'organizzazione fa, prima di uscire a fare una richiesta, perché quando io esco ho già più o meno pianificato i miei obiettivi su una scala annuale, però prima ho mappato le mie relazioni, capito chi potrebbero essere i miei potenziali donatori, cosa vado a chiedere a chi e come, facciamo il mercatino, facciamo la lotteria, facciamo una proposta ad un'azienda, facciamo un colloquio, gli strumenti sono tantissimi. Facciamo la raccolta fondi online, piuttosto che ci mettiamo su una piattaforma di crowdfunding, avrete anche una delle referenti che hanno creato una di queste piattaforme di crowdfunding che si chiama la rete del dono. Per cui le dinamiche sono tante. Allora, o io le metto a sistema e pianifico prima dove voglio arrivare, quindi con quali modalità, e quindi mi occupa del tempo, è un investimento, oppure faccio delle cose spot rincorrendo l'esigenza del momento. Però vi assicuro che il ritorno anche in termini di risultati, sia relazionali che economici, è minimo con una fatica umana immane. Per cui più nessuno vi vuol vedere quando vi incontra, vi scansano, perché dicono, oddio, adesso questa qua al mercatino ancora no. Cosa mi vieni a chiedere? Per cui vi scansano come la peste. Lo so, esattamente. E l'altra che è una provocazione e che appunto un po' riassume tutto, è il sunto di questa frase famosissima di Einstein che dice che è follia far sempre la stessa cosa sperando che i risultati cambiano. Vi assicuro che molto spesso quando vado all'interno delle organizzazioni e ultimamente mi sento un coaching del fundraising, perché uno dei miei obiettivi è quello di tirar fuori le potenzialità delle organizzazioni e passare il know-how, perché sostengo da anni insieme alle persone con cui lavoro che dopo un po' il consulente se ne deve andare, perché se sta lì non ha fatto tanto bene il consulente. Però molto spesso con i gruppi di lavoro interni alle organizzazioni è no, ma questo non si può fare. Perché? Perché noi abbiamo sempre fatto così. Quindi? Piuttosto che no, non si può fare perché? È perché bisogna cambiare, per cui la resistenza al cambiamento. E tutto per
no di principio. Però lì è, mi stupisco che se fate la stessa cosa da 25 anni siate ancora in piedi. Cioè bisogna sempre essere, soprattutto il no profit, abbastanza spugna nel contesto sociale ed economico in cui ci si muove. Cioè è impossibile pensare che vadano bene le cose che ho fatto fino a 3 anni fa e negli ultimi 25 sempre le stesse. Perché adesso il mondo è cambiato, ma è cambiato nell'ultimo anno e mezzo. E ogni mese e mezzo ce n'è una nuova, per cui bisogna cercare di essere un po' innovativi da questo punto di vista, un po' più imprenditivi e imprenditoriali. Si fa tanto parlare di imprenditore sociale, però bisogna un po' essere, tra le caratteristiche dell'imprenditore c'è la propensione al rischio, perché altrimenti è un po' difficile. Col fundraising un po' si amplifica questa propensione al rischio, ma soprattutto a dedicarsi del tempo per immaginare degli scenari diversi. Questo l'abbiamo visto. Allora, l'attività di fundraising, e poi vedremo perché, non può essere vista come uno strumento per appianare dei debiti, ma è una modalità con cui io posso sviluppare nel tempo e proiettare nel futuro la mia organizzazione. Tanto è vero che gli anglosassoni, che è un'espressione che a me piace molto, lo chiamano development, cioè l'ufficio sviluppo. Perché in effetti, come dice un caro collega e consigliere anche di Assif, dice col termine fundraising comunque tu hai, anche se in sé il tema della crescita, del portare oltre, però hai un po' il focus sui soldi e quindi un po' devia. Mentre invece nell'attività di fundraising si dice che mi interessa poco il dono, ma mi interessa molto di più il donatore, per cui io vado a buttare la mia attenzione sulle relazioni, perché se io non ho relazioni, se nel mio territorio mi conoscono in pochi, non mi conosce nessuno, mi conoscono ma non hanno ben capito quello che facciamo, perché c'è un po' di confusione, prima devo risolvere quel tipo di dinamica, non posso andare a chiedere dei soldi, perché altrimenti se questi, uno, non sanno chi sono, due, mi conoscono ma hanno un'immagine di me che è distorta. E questo tipo di attività non è disgiunta da fare l'attività di fundraising. Quindi se io metto a sistema vado a proiettare, a preoccuparmi un po' quello che diceva la signora prima. Cioè, prima facevo l'operatrice, quindi mi occupavo della produzione dei servizi. E nella cooperazione sociale è fantastico. Ore, giustamente, di riunioni sul l'inserimento di una nuova persona in 8 operatori, per cui il piano di inserimento, come si chiama, il PAI, PAY, adesso non mi ricordo, il PAY, per cui per capire, gli dici mezz'ora, un'ora di tempo per la comunicazione, per, non ci abbiamo tempo, ma li capisco, ma perché? Ma perché fino all'altro giorno, lo diceva benissimo lei, facevo fino a 6 mesi fa l'operatrice, per cui la mia attenzione era sulla produzione del servizio, e l'attenzione al beneficiario barra utente. Adesso faccio la vicepresidente e quindi il mio punto di vista devo iniziare a preoccuparmi di uno, come mantenere la baracca tutta insieme, quindi come dare dei servizi di qualità con il pubblico che mi riconosce sempre meno, però cui fare bene il mio lavoro mi costa sempre di più, un tema su cui torneremo dopo. Due, come tenere insieme la compagine associativa dei soci, perché cooperativa sociale c'hanno i soci. E se hanno più dipendenti che soci, hanno un attimo un problema, nel senso che la cooperazione sociale si basa sul numero dei soci cooperatori. Poi, garantire la compagine sociale, appunto, garantire gli stipendi a tutti, perché c'è la mutualità interna, in più garantire dove andiamo da qui ai prossimi 5-10 anni. Per cui capite che il punto di vista si è nettamente cambiato e non ci sta dormendo la notte, tanto è vero che dice devo preoccuparmi adesso di fare l'attività del fundraising oppure di capire dove andare a trovare, a recuperare risorse nuove. Questo è un focus che, detto così, è un po' per scherzare, ma è fondamentale, perché molto spesso anche nelle cooperative c'è un po' questa distorsione, mi hanno insegnato e un po' imparato, tra i cooperatori, per cui è la nostra, quindi ampiamente democratica come struttura, e invece una struttura gerarchica che mi va a disegnare da organigramma le responsabilità differenti.
Per cui è vero che nella proprietà siamo tutti proprietari, siamo tutti uguali e il mio voto, una testa, un voto in assemblea dei soci. Però poi da un punto di vista di organigramma, chi è in CDA o il presidente hanno delle responsabilità diverse dalle quelle che io chiamo le truppe cammellate, dagli operatori. E molto spesso gli operatori, anche se sono soci, non si preoccupano tanto di come traghettare l'organizzazione avanti, cosa che invece è chiodo fisso di chi ha quella che viene definita la governance delle organizzazioni, ma questo vale anche nelle associazioni o poi anche nelle ONG, nelle fondazioni, un po' dappertutto. Per cui il focus si sposta dall'attenzione alla produzione dei servizi a come io devo traghettarla fuori. Come devo traghettarla fuori iniziano delle dinamiche che forse avevamo un po' dimenticato. Posso spostarmi che prendo i fogli mobili, per cui oltre a essere logorroica, lo scrivere, essere grafomane. Se voi ci pensate... No, ok. Vado? No, questo qua si è staccato il... No, arrivo, perché questo qua non si è staccato il tappino. Allora, fino ad oggi, se noi prendiamo un'organizzazione no profit rispetto ad un'azienda, allora, molto... Allora, quelli più bravi... qua c'è a volte l'assemblea dei soci, questo qua è il CDA che poi esprime un presidente, quelli più bravi hanno anche un direttore, che però nella cooperazione sociale dicono direttore mi fa tanto profit, coordinatore generale dei servizi. Responsabile, brava, vedi che ci intendiamo, perché è quello del, che poi fondamentalmente è un direttore, cioè uno che sostanzialmente non è che deve fare il capo degli altri colleghi, ma è quello che ha una svisione e l'idea di essere uno, il braccio operativo del mandato del CDA e di avere una visione d'insieme dell'organizzazione, perché molto spesso, che è sempre, fantastico, c'è anche chi ha creato quelli che io chiamo i triunvirati, per cui qui dentro c'è una co-gestione, una co-direzione e ci sono i responsabili di tutti i servizi. Però al di là di questo, da organigramma, c'è la produzione, che nel profit c'è anche un prodotto, ma ci sono anche i servizi, noi abbiamo la produzione di servizi, e poi noi ci siamo dimenticati il resto, cioè il marketing e la comunicazione, oddio cos'è questo sconosciuto, e la figura commerciale, che per noi l'attività commerciale è l'attività di fundraising. Non vado a cercare dei clienti, ma vado a cercare dei donatori. E il marketing è anche più comunicazione. Veniamo da un periodo storico in cui soprattutto anche alcune associazioni, ma soprattutto la cooperazione sociale, che nasce come altamente innovativa, per cui siamo un gruppo di persone a cui non piace, ma così come nascono tutte le organizzazioni no profit. Buongiorno. Non piace il sistema valoriale o il sistema del mondo in cui siamo inseriti, ci mettiamo insieme perché vogliamo cambiare un pezzo di mondo, perché lo vogliamo portare più vicino alle nostre aspettative e ai nostri ideali. Da questa spinta assolutamente innovativa c'è stata una distorsione negli ultimi anni per cui si andavano a creare dei servizi che erano già venduti al pubblico, banalmente, e quindi si è diventati un po' un braccio operativo dell'ente pubblico. Ora che però l'ente pubblico sta stringendo i rubinetti perché di soldi per tutti non ce ne sono più, bisogna ritornare a pensare anche a queste due funzioni che nel profit sono fondamentali, perché io non ho solo la produzione dei servizi, ma ho anche il come li comunico e quindi come li comunico e come li promuovo. E poi il commerciale, che è legato a come io vado a procurarmi i clienti. Siamo in una fase storica in cui, ma lo dicevate voi, non è che lo sto dicendo io e basta, c'è bisogno di, anche nelle organizzazioni no profit, di aumentare questo tipo di professionalità. Perché se io voglio, uno, non parlo più solo con l'assistente sociale del mio comune, o con il referente dell'ASL di zona con cui ho, diciamo, la relazione, perché ho in appalto, in subappalto, in convenzione incomodato il servizio, ma devo iniziare a parlare anche con qualcun altro?
perché mi interessa creare delle partnership per cui con gli altri attori del privato sociale, perché tutti parlano, facciamo network, facciamo rete, dobbiamo metterci insieme, per cui comunque devo fare un investimento anche lì di dialogo. Immagino che il vostro tempo a parlare, a mettere insieme le sei teste delle organizzazioni è il 90% della sua attività o della vostra attività, perché è tutto molto bello, però poi c'è un investimento relazionale che è altissimo. Assolutamente. Con dei costi. Assolutamente. E poi, opportunità di sviluppo, sarebbe che ci venga, perché la fantasia è enorme, prima di partire trovare i fondi, altrimenti partire senza fondi significa proprio tagliarsi le gambe dall'inizio. Avete fatto una stima di quanti fondi vi servono? O vi servirebbero? Facciamo per iniziativa, a seconda delle varie iniziative, su quale iniziativa. Poi ogni iniziativa è finanziata e va avanti da sola, per cui noi andiamo in pareggio. Prima di iniziare una cosa nuova che ci poniamo il problema della ricerca dei fondi. Se li troviamo partiamo, altrimenti... Però questo è un po' limitante, perché se lei non trova dei soldi, diciamo, dei fondi, immagino che siano pubblici per lo più in questo momento. Per la parte privati, pubblici non c'è più. Le donazioni. Come lo fate? Lo facciamo continuamente, però sempre piccole iniziative. Un po' mio, cioè se io devo pensare allo sviluppo dell'organizzazione, devo provare a mettere insieme, diciamo, lo sguardo un po' più su una scala annuale. E allora non per progetti. Che è difficilissimo perché ribaltare lo sguardo, eh? Però di andare in rosso, quel che si diceva prima. Ovviamente un mix ponderato di situazioni, però la logica è noi anche adesso in un anno riusciamo a fare tre progetti, due progetti all'anno, il nostro fabbisogno in un anno per realizzare questi progetti, più ci sta le spese di gestione dell'organizzazione, minima parte, ok? Buongiorno. Ci costa 20.000 euro in un anno, 30.000 euro in un anno, 50, 100.000, quelli che saranno, molto meno. Meglio. Avendo uno storico di 1 o 2 anni, lei, il suo piano di raccolta fondi è in un anno a lei serve quella cifra per garantire almeno quei 2 o 3 servizi. Per cui non ragiona singolarmente, ma li mette insieme tutti, ma poi dopo ci torniamo. Quindi adesso bisogna iniziare a occuparsi anche di questo tipo di attività. Perché banalmente, se io voglio radicarmi maggiormente sul mio territorio, perché, non so se succede anche qui in Puglia, perdonatemi l'ignoranza, però in altri territori come Lombardia, in Piemonte, in Veneto, sui servizi alla persona stanno arrivando anche le SRL. E per un cliente utente che usufruisce del servizio, a volte la differenza non c'è. C'è una fantastica brochure di una casa di riposo privata che si chiama Niazzurri, che se voi la vedete è bellissima. Per cui personale sorridente, ti dà proprio, dici, ah che bello questo posto. E quindi entra in un campo in cui, almeno in Lombardia, in Veneto sono ancora aziende speciali, ma in Lombardia per una legge regionale del 2001-2004, le ex IPAB, le RSA, le case di riposo, dovevano entro il 2004 diventare o fondazioni, per cui diventare di diritto privato, o diventare aziende speciali, il 90% anche qua? Anche ah, ok. Il 90% sono diventati fondazioni, per cui private. Qui il contrario. Però alcune gestiscono in proprio, altre magari hanno cooperative sociali all'interno che gestiscono i servizi. Ora, io ho bisogno di comunicare la mia differenza se io voglio mantenere... Perché se mi entra il profit, che è bravissimo a fare i conti, a massimizzare i profitti, e sa fare il suo mestiere, perché se non fa comunicazione e marketing, se non fa il commerciale, chiude. Io sono obbligato anche semplicemente a dire al mio territorio, oh guarda che io sono qua, ci sono da 20 anni e do questi servizi al territorio, quindi creo questo impatto positivo per la comunità in cui sono inserita.
Quindi mi obbliga a dialogare in una dinamica diversa con cui dialogavo con l'assistente sociale del comune o dell'ASL, perché non tutti parliamo la stessa lingua. E mi obbliga, arrivo, a parlare anche in modo diverso, a raccontarmi in modo diverso se io devo andare a cercare qualcuno che condivide quello che faccio, il mio sistema valoriale, e decide di fare un pezzo di strada insieme a me. Come? Non dandomi del tempo, delle relazioni o anche dei soldi. Per cui io devo mettere in piedi un sistema altro di raccontarmi all'esterno, che è il passaggio culturale più importante per una questione di abitudini, ma poi c'è chi è più abituato, c'è chi è meno abituato. Però il grande nodo di trasformazione è questo, che non è cosa diversa da parlare di fundraising. Perché se io non ho messo a sistema, appunto, e banalmente nessuno mi conosce, chi mi dà anche solo 5 euro? Prego. Quello di vedere il fundraising anche come un investimento, quindi ti permette anche di rischiare, e quindi se è la stessa persona, faccio esempio su di me, fino a 3 anni fa facevo anche l'educatore e quindi facevo anche il fundraising e quindi scrivevo anche i progetti, a prescindere dalla disponibilità personale che magari era quasi 24 su 24, arrivi ad un punto in cui devi dire o faccio l'uno o faccio l'altro. Perché poi le risorse sono sempre le stesse, però per poter destinare una persona per fare solo questo devi capire che al posto mio educatore devi metterci un altro e quindi un'altra persona da pagare in più, e questo va ad incidere sul bilancio. Quindi se la vedi come una forma di investimento, allora dici ok, mi conviene rischiare, nel senso che mi voglio assicurare un futuro o ci provo ad assicurarci un futuro, quindi destino una persona, quindi in questo caso me, a fare anche questo, perché poi il rischio è quello nelle organizzazioni piccole o che comunque hanno i conti al limite, dire io adesso devo destinare una persona per fare solo questo, e chi la paga? Paga, e a volte dà anche un rientro, però sicuramente il ragionamento culturale è questo. Però capite bene che prendo lei perché mi ha fatto l'esempio, mi ha dato proprio, come si dice, non seguo l'assist, quando uno passa la palla e non può che non coglierla, perché ha descritto in due parole il cambio di visione. Cioè, per cui da qui, in cui lei faceva l'operatore, è passata qui. Ma il problema è che lei fa ancora l'operatrice. No, ma infatti il problema è questo. Perché fa ancora l'operatrice, fa questo, però il ragionamento che dovete fare anche in CDA o comunque nella governance di chi decide è che fino ad oggi noi la chiamiamo la regola dell'un terzo. Allora, un terzo di fondi da pubblica amministrazione, un terzo da mercato e un terzo da fundraising nei 4 mercati che poi vediamo. Ok? Allora, voi adesso, così come voi, no, voi che siete qui in sala, cioè come no profit, siete in una, è come se ci fosse una palafitta che è costruita su un palo unico. Perché tra l'80 e il 99% voi vivete con soldi che arrivano dalla pubblica amministrazione. Qualcuno ha un po' di mercato e qualcuno ha, facciamo 98, dai, qua. Magari uno ha 1,5% di mercato e 0,5 perché qualcosa ogni tanto vi arriva. Più o meno la dimensione è questa, magari 80. Capite bene che questo qua sta chiudendo i rubinetti. Cioè, adesso io non è che debba tirare l'acqua al mio mulino, ma potenzialmente io capisco che è un investimento che viene visto dalle organizzazioni come un costo, perché, cavolo, devo mettere un'altra persona lì e questo qua è investimento certo, ritorno incerto. Cioè, l'unica certezza è che però nel fundraising se non faccio niente non succede niente. Allora, questo qua lo potete ampliare, ma entro certi margini. Ci sono un sacco di cooperative che aprono, non so, l'ambulatorio, almeno da noi ci sono, non so se stanno arrivando queste dinamiche anche da voi. Allora, l'ambulatorio con lo psicologo, il logopedista privato, in cui però ha un costo minore, come se andassi a studio dal professionista, per cui ha un prezzo calmierato, in cui non è né la, mi sfugge il nome in questo momento, quello pubblico, il consultorio pubblico, non è il privato, ma è in una via di mezzo. Okay? Quindi stanno provando tantissime realtà, per rispondere anche a lei prima, che si operano nella disabilità, almeno
una serie di realtà con cui collaboro da un po' di tempo, stanno aprendo delle aziende agricole o ristorazione o agriturismi, soprattutto con la psichiatria, ma anche quelle che hanno persone con sindrome di Down e quant'altro. Per cui si stanno buttando, ce n'è una nel veronese che ha delle robe proprio di nicchia, kiwi, l'amaranto, che è quella pianta che ha quel fiore rosso, che fa dei semini che si usano nelle minestre, nelle zuppe, chi fa un po' le diete macrobiotiche o è abbastanza attento. E poi hanno lo zafferano. E pare che avevano lo zafferano anche molto pregiato. Poi hanno un laboratorio di ceramica, per cui si stanno inventando una serie di dinamiche che alcune proprio nel loro DNA, per cui è quello di migliorare la qualità della vita anche attraverso il lavoro. Chi ha laboratorio di restauro, chi ha l'azienda agricola in proprio. Per cui ci sono una serie di dinamiche. Lì, se io vendo gli articoli da regalo e le ceramiche, vado ad amplificare questa cosa qua. Però sapete bene che essendo no profit e chi è onlus avete un minimo, per cui deve essere un'attività marginale. Diciamo che una scelta abbastanza obbligata è rischiare, dato che si dice che le cooperative sociali o il no profit deve essere impresa sociale, fare un po' gli imprenditori. Cioè, anche all'inizio, quando le vostre realtà sono nate, era una sfida. Bisogna un po' tornare lì, perché non è che ci sono tantissime altre alternative, perché altrimenti è la chiusura, non adesso, ma nel tempo. Perché se io non riesco a stare in piedi, perché non ho dei clienti, dei servizi, il pubblico mi dà sempre meno, piuttosto che invece mi dà sempre meno e riesco a garantire un servizio che è proprio minimissimo e vado a togliere qualità e innovazione al servizio, e allora entro in questa dinamica, dopo torniamo indietro, in cui facciamo quello che possiamo con quello che abbiamo, e allora inizieremo a tagliare i servizi, lasciare della gente a casa. Scusatemi, ma io mi agito. Sì, grazie. Ho fatto un casino. Ok, grazie. Arrivo qua. Mentre invece, a mio avviso, se io sono nel no profit, il mio atteggiamento dovrebbe essere: cerco quello che mi serve per fare quello che devo. Prego. No, certo, no, perché lei mi stimola. No, perché forse il nostro, allora parlo della mia esperienza, il passaggio nostro forse è più difficile, però nel momento in cui si entra nell'ottica dell'investimento, forse ci avvantaggia rispetto ad altre organizzazioni che nascono oggi e già c'hanno, non hanno servizi da fare, però c'hanno il responsabile del marketing, il responsabile della progettazione, e poi magari vedi questo ufficio e cominciano senza avere servizi. Per cui io mi ritengo fortunato perché conosco il servizio che abbiamo proposto da tanti anni e quindi posso anche capire come poterlo migliorare. E quindi mi fa specie tante volte vedere persone che parlano di servizi che gestiscono senza nemmeno sapere di cosa stanno parlando. Per cui io tante volte mi piace spendermi in questo senso, però non voglio perdere il contatto con la realtà con la quale ho lavorato, e quindi non nego che due volte a settimana sono di turno presso il centro diurno, perché voglio capire poi anche le difficoltà che hanno gli operatori, se sono reali, se sono amplificate, oppure anche le esigenze dei ragazzi, perché io magari posso rimanere con le esigenze dei ragazzi a 10 anni fa quando ero fisso tutti i giorni. No, ma questa cosa qua è fondamentale, ma mi dà un altro assist, perché torniamo a quello che dicevamo prima. Cioè, lei sarebbe, è molto probabilmente, l'ottimo fundraiser della sua realtà. Cioè, perché è una funzione che non si può delegare. Cioè, perché se lei chiama me, io non so, io non ho la pancia della situazione, per cui potrei essere poco credibile. Magari io le potrei dire: guardi, nella pianificazione proviamo a sistemare questo, piuttosto che a farle supporto in alcune cose e passarle delle competenze. Per cui state attenti nella valutazione a chi si propone, o nel pensiero di dire: mi costa meno affidarlo ad un terzo, perché non è vero. Perché si rischia che poi l'elemento relazionale venga meno e anche il racconto di voi sia più algido.
Cioè, perché quando lei racconta della sua esperienza, della sua realtà, lei non sta vendendo i ragazzi che ci sono in comunità. Lei sta raccontando la vita che uno fa con voi e quindi sta raccontando in un modo emozionale ed emotivo ed è relazionale, per cui lei sta instaurando con me o con altri potenziali donatori una relazione che, se io voglio entrare in una dinamica di fundraising, deve essere duratura e deve essere curata nel tempo, non solo quando mi servono i soldi. Sì, ma anche perché per cui se assolutamente sì. Di qualche attività lo faccio raccontando le relazioni che viviamo giorno per giorno, non perché Marco ha avuto questa brillante idea, perché poi il tutto è finalizzato a sostenere le attività dei ragazzi o... assolutamente sì, per cui il vero patrimonio e i testimoni di quello che fate siete voi sostanzialmente, e su questo a livello territoriale avete grandissima forza. Io non so se voi avete seguito un po' le dinamiche, però Emergency sta chiudendo gli ospedali all'estero, li sta aprendo in Italia. Ok? Save the Children fa le robe all'estero, ma con il terremoto dell'Emilia Romagna aveva i tendoni e faceva le attività con i bambini, piuttosto che già da un paio d'anni entra nelle scuole con i kit scuole e fa le attività. Questo perché? Perché piccoli come voi a livello territoriale stanno crescendo. Perché le donazioni a distanza, soprattutto sulle adozioni, sono in calo. Perché in un momento di crisi generalizzata inizio a vedere anche i bisogni che ho sul mio territorio, per cui dico, se io fino all'anno scorso avevo 100 euro da dare in donazioni, ne davo 50 sul mio territorio e 50 in missioni all'estero piuttosto che adozioni a distanza, adesso in cui magari non ne ho più 100 ma ne ho 35 e so che però c'è l'oratorio dove c'è mio figlio che va a giocare, che ha bisogno di... c'è l'asilo piuttosto che l'associazione, piuttosto che la cooperativa o la RSA dove c'è mio nonno, che... per cui, perché li vedo e perché ho un controllo sociale maggiore, perché vedo se vanno bene o no, così come il controllo sociale è potentissimo per le organizzazioni che operano a livello territoriale, perché se io dico aiutami a realizzare questa nuova attività fantastica, e poi dopo un po' nessuno sa più niente, uno viene e dice, oh, ti suona il campanello, ma mi hai chiesto, sono venuto alla cena, ho fatto la lotteria, ti ho dato 50 euro, 10 euro, sei sparito, ma il servizio, ce l'hai, non ce l'hai? Queste cose bisogna valutarle, perché nel momento in cui io esco a chiedere qualcosa a qualcuno, l'elemento reputazionale dell'organizzazione viene amplificato, e se io però gestisco male la relazione con tutti i miei cosiddetti stakeholder, tra cui ci metto anche i donatori, è un boomerang, perché a livello territoriale è un passaparola che è potentissimo. Per questo dico, va pianificato prima, perché uno deve provare a prevedere tutte queste situazioni, e quindi diventa, io condivido quello che dice lei, ma poi diventa una questione di tempo, perché può essere che più io investo in questa attività, più rimango legato, ma... o ci vado nel mio tempo libero se ne ho, anche perché è una professione che molto spesso non si fa in orario di ufficio, ma si fa quando il mio donatore ha tempo. Cioè, banalizzo, l'associazione industriali di Foggia fa un incontro aperto al pubblico, io ho in mente di iniziare a ragionare con gli imprenditori, devo capire chi sono, come parlano, come si vestono, come si muovono, e ci devo andare anche se è la sera alle 9:30 o se è la domenica mattina, perché se io voglio entrare in dialogo con loro, devo conoscere banalmente il mio mercato, per cui non posso fare l'orario d'ufficio, per cui poi è sempre una questione di quante cose riusciamo a fare. Vi do due definizioni abbastanza classiche. Sì, così bevo un goccio d'acqua. Noi siamo nati come cooperazione internazionale e siamo andati a finire adesso di interessarci degli immigrati. Ma perché sono gli immigrati che ci hanno riportati sul territorio? Nel senso, le stesse persone che noi abbiamo incontrato in Africa, da qui siamo stati accolti, in Africa non c'hanno le porte, quindi sono aperte a tutti, se iniziava a piovere noi entravamo in una qualsiasi casa per ripararci dalla pioggia e quindi certamente eravamo accolti da loro. Quando queste stesse persone sono venute in Italia, i nostri istituti missionari italiani ci hanno 2 metri di muro, sopra ci hanno il filo spinato e ci hanno le telecamere, cioè, per cui noi, come senso di ospitalità, ma per rispondere alla loro ospitalità abbiamo iniziato a interessarci di come ospitarli,
Ecco perché poi siamo stati richiamati sul territorio nell'impegno degli immigrati. Ovviamente sia l'habitat, sia la salute, l'istruzione e tutte le altre cose connesse a queste. Perché non era possibile andare a fare i missionari da loro e quando venivano qua fare finta di non conoscerli, anche perché talvolta erano veramente le stesse persone. No, ma infatti, perché poi diventa anche una questione reputazionale dell'organizzazione, e in cui uno, se tu promuovi alcuni principi, alcuni valori, poi dopo la tua credibilità è se tu li attui, non se fai solo dei proclami elettorali e poi basta. Allora, queste due definizioni che trovate un po' ovunque, anche in diversi libri. Dicevo prima che, avendo viaggiato con Ryanair, per cui bagaglio a mano leggero, perché di solito giro sempre con una maria e mezza biblioteca di casa e di lavoro, però poi se vi interessa vi mando una specie di bibliografia per approfondire anche una serie di temi, per cui queste le trovate, sono tra quelle un po' più famose. Ve ne do due e poi quella che mi piace maggiormente. Allora, questa è una definizione che trovate un po' ovunque di Henry Rosso, anche sul il libro del fundraising, che è un tomone adesso editato da ETAS, che la traduzione, la versione italiana ce l'ha già, l'ha trovato. La versione italiana, no, perché mi guardava e sorrideva, la versione italiana è curata da Valerio Melandri. E Henry Rosso cosa dice? Dice questa frase che sembra poesia, invece dal mio punto di vista è anche già molto tecnica da un punto di vista operativo e di processo. E vediamo perché. Allora, dice che il fundraising è la nobile arte di insegnare alle persone la gioia di donare. Ora, secondo me, qui dentro ci sono due o tre riflessioni che vorrei fare insieme a voi. Allora, la prima è che è un'arte, proprio perché ha una serie di competenze da mettere a sistema. La logica dell'insegnare è che io sono quello che deve fare il primo passo. I motivi per cui, almeno in Italia, le persone non donano sono essenzialmente due. Sono uno, perché nessuno gliel'ha chiesto, il primo, e il secondo è perché non si fidano. Quindi torniamo a quello che si diceva prima, cioè sono io che devo dimostrare ai miei possibili donatori, uno, chiedergli o comunicargli che è possibile fare qualcosa insieme se condivide i miei valori e il mio sistema valoriale. Questo è il grande merito del 5 per 1000. Quando mi dicono facciamo fundraising, sì, facciamo il 5 per 1000, nel senso che il fundraising è vero, il 5 per 1000 è uno strumento, però dopo un anno so quante firme, quanti soldi ho ricevuto e dopo due anni li incasso, se mi va bene, o anche tre. Per cui va benissimo il 5 per 1000, ma uno dei grandi meriti del 5 per 1000 è che ha obbligato le organizzazioni a dire oh, ci sono, se vuoi puoi destinarmi il 5 per 1000. E adesso quelle un po' più bravine iniziano a dire ci sono, se vuoi mi puoi destinare 5 per 1000 e mi aiuti a fare questo progetto, per cui la finalizzazione. Per cui va benissimo, ma in un processo di pianificazione è più a lungo termine, perché io come faccio a dire tot soldi mi entrano da? Ha anche lì un approccio che può essere pianificato, che è il seguente, cioè voi sapete, immagino, di sì perché lo immagino lo facciate, che del 5 per 1000, al di là del quantum economico che è proporzionale al reddito delle persone, mi interessa l'aumento delle firme, cioè di chi ha veramente scelto me. Per cui nella pianificazione delle campagne annualmente del 5 per 1000, che tanto ormai c'è chi le tiene fuori tutto l'anno, ma in teoria deve avere più richiami perché sta fuori da febbraio-marzo fino a luglio sostanzialmente con due o tre richiami. Io vado a valutare e il mio obiettivo primario è cercare di aumentare il numero di chi me l'ha destinato, cioè ha scelto proprio me, perché si lega a quello che dicevamo prima. Cioè vuol dire che mi conoscono o mi riconoscono e che condividono e mi scelgono. E quindi sono io tendenzialmente che devo dimostrare agli altri di essere meritevole di ricevere eventualmente un loro supporto, quindi sono io che devo fare il passo verso l'esterno, sono io che devo fare la richiesta e la gioia di donare è legata al fatto che quando vi capiterà di aver donato a qualche organizzazione, piuttosto che fate anche attività di volontariato, piuttosto che avete preso la pasta di Hauser, le arance di Ayr, cioè l'azalea, piuttosto che l'uovo di Pasqua di Ayl, ogni tanto, mentre fate questo gesto, vi sentite bene. Perché se nel fare l'atto della donazione
non provaste piacere, non lo fareste più. Per cui deve essere una sensazione che deve essere piacevole. Questo, da un punto di vista metodologico e gestionale dietro, mi richiede che io curi le relazioni che hanno i miei donatori o presunti tali, per cui che non faccia mai abbassare la soglia dell'attenzione, che li chiami anche per sapere come stanno, senza essere, cioè, invasivo, tipo stalker che mi trovano sotto casa loro, volevo sapere come stava. Però devo fargli sentire questo. Tantissimi che facevano le adozioni a distanza o facevano i donatori che hanno smesso di donare è perché non ho saputo più niente, mi hanno trattato male, erano troppo insistenti, per cui il piacere, la gioia di donare è venuta meno. E siccome è un atto di gratuità, deve essere legato a una sensazione positiva. È come il volontariato in genere, assolutamente. Quella che a me piace molto è questa, che ritorna un po' ai concetti che stavamo dicendo fino ad oggi, fino adesso. Cioè che una donazione a un'organizzazione no profit è un investimento per la comunità che l'organizzazione serve. Cioè, per cui voi siete un investimento per le realtà in cui siete inserite. Qui ci sono due processi. Uno, che voi acquisiate questa consapevolezza. Perché molto spesso è una scarsa consapevolezza del proprio valore e del proprio ruolo. Non esisterebbe. Eh? Se non ci fosse questa consapevolezza, non esisterebbe. Sì, però molto spesso quando io vado a parlare con gli altri, soprattutto in una logica di richiesta e di donatore, dico, oddio, adesso ecco, sicuramente mi vede come quello che va a chiedergli qualcosa, mi sento male perché nel chiedere mi sento come nella logica della carità, per cui come quello che ha bisogno. Ma non ho la consapevolezza di dire, no, guarda, te sei bravissima a fare le tue cose, ma non è che io lavoro nel terzo settore perché non so fare niente. Ci sono delle caratteristiche, delle peculiarità e mi metto alla pari, perché ho un valore anch'io, cioè io gestisco e do dei benefici se tu, i tuoi figli, o tu vivi in una comunità che è sicura, tranquilla, in cui comunque c'è qualcuno che si fa carico dei bisogni degli altri e tu stai sereno, è perché ci sono io. Per cui quando dico consapevolezza, avere anche questa consapevolezza nel proporsi, ma nel proporsi in primis, sì, non convincersene. Assolutamente sì. A me alcuni presidenti di cooperativa mi hanno detto la cosa più dura all'inizio era che il processo filava per iscritto e dai ragionamenti, poi però siccome da noi, anche nelle associazioni, nelle organizzazioni no profit in generale, suonano il campanello e vengono un sacco di persone che hanno bisogno e quindi noi siamo quelli che diamo risposte, accettare di iniziare a chiedere non è stato da un punto di vista di accettazione interna così lineare come processo, ma è stato un processo culturale, per cui passare alla consapevolezza che non mi metto a chiedere e quindi sto facendo la carità, ma mi metto e ti rendo partecipe, ti rendo evidente che sono uno strumento all'interno della società civile attraverso cui facciamo del bene a una serie di persone, poi dopo lo vediamo anche schematizzato. E a questo si lega il fatto che quindi io non chiedo perché la mia organizzazione esiste, ma chiedo per i bisogni che essa risolve. Per cui io non chiedo per me, ma chiedo per i ragazzini, per gli anziani, per le persone con disabilità. Io sono solo un braccio operativo, in questo una consapevolezza. E ritorniamo alle cose che abbiamo detto prima, cioè io non chiedo perché non riesco a pagare gli operatori o non riesco a pagare l'affitto. Ci sta che in una quota di progetto, nei servizi alla persona, l'80% di costi sono il personale, altrimenti non esisterebbe il progetto. E ci sta anche che ci siano dei costi di gestione. Però è che io chiedo perché devo fare il corso di teatroterapia, di arte terapia, li voglio portare in vacanza perché così socializzano, voglio mettere in piedi il laboratorio di ceramica perché così sono autonomi, devo costruire una comunità residenziale di un certo tipo per l'autonomia. Cioè, qui è lì. Se tu sei d'accordo che queste persone abbiano un'opportunità altra di vita e se condividi il modo in cui lo faccio, ti chiedo di essere partecipe in qualche modo. Per cui è questa la dinamica. Sì, può essere, sì, oppure se anche condividi i valori, perché magari io dico mi impegno
Per cui, non so, attivati anche in campo ambientale, no? Se voi pensate a Greenpeace, attivati, manifesta, vieni anche tu. E c'era uno spot di qualche anno fa, non so se c'è ancora sul sito, carino, che era: se tu non puoi salire sul gommone con noi, andare a sparare e a tagliare le corde alle baleniere, fai la tua donazione. Cioè ti attivi in un altro modo, perché io potrei condividere, mi potrebbe piacere quello che fa lei, ma io non mi posso impegnare, quindi do una mano come? Facendo una donazione una volta all'anno o tre volte in un anno, venendo al suo evento. Anche perché poi vedremo in seguito che i motivi per cui le persone donano sono i più diversi. Perché uno lo ritiene giusto, perché per senso civile, per senso etico, perché lo fa la mia amica, allora lo faccio anch'io, perché c'è quell'imprenditore che mi sta anche un po' qui, allora devo far vedere che ci sono anch'io, perché a livello territoriale altrimenti poi esce solo lui. Mi vanno bene tutti. La cosa importante è che ogni organizzazione abbia quella che viene definita anche una policy, cioè di gestione delle donazioni. Per cui accetto le donazioni da tutti? Sì? No? Vediamo. Basta che ci sia un documentino, tre righe scritto, di modo che chi si occupa di andare a reperire i fondi non è che dice: ho trovato un grande donatore, e poi dice: no, però quello lì non ci sta antipatico, non sappiamo bene da dove arrivano i soldi, e faccio le figuracce dopo. Fa parte della pianificazione del processo tutto intero. Dica, il microfono. Ma è vero che la maggior parte delle donazioni sono irrazionali? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Più che irrazionali, sono emozionali e sono dettate da, dipende poi dalle cause, cioè dai progetti e dalle organizzazioni, ma alcune sono molto di pancia e quindi sono di impatto. Alcune sono molto di testa e quindi hanno anche tipologie di donatori diversi, quelli che analizzano i prospect. È assolutamente vero che chi studia le dinamiche di vendita, soprattutto del profit, ma lo viviamo tutti i giorni, anche noi, il 70% dei nostri acquisti quotidiani è irrazionale, è compulsivo, senza neanche che noi ce ne rendiamo conto. Adesso io non so se qui c'è, faccio sempre l'esempio di IKEA io, c'è un IKEA da voi? No? A Bari, non so se siete mai andati una volta nella vita, ci siete andati. Ecco, a IKEA uno entra o per mangiare le polpettine svedesi o dice facciamo un giro, quando esci 20, 30, 50 euro nel carrello di roba che neanche ti eri immaginato, che non ti serve, ce l'hai. Acquisto compulsivo, è irrazionale. Però quella tovaglietta lì e quelle due tazze, guarda, solo 1,50 euro sono troppo carine. Poi magari ce ne hai piena di... cioè piena in casa, piuttosto che in qualsiasi supermercato, grande distribuzione, alla cassa ci sono tutte le monodosi, per cui non so, il Ferrero Rocher a 9 euro la confezione non lo compro, quello da 1,10 euro, 3 sì, piuttosto che l'ovetto Kinder a livello basso. Sì, non è che io ho il marito di una carissima amica che si occupa per le grandi catene di prodotti, adesso non mi ricordo più se la Henkel o la Procter & Gamble, una di queste qua, si occupa del marketing, ma di vendere alcune marche di detersivi con la grande distribuzione, ovvero di comprare gli spazi in cui, non vi siete mai pensato perché Coccolino, Vernello sono ad un'altezza sguardo e presa, le sottomarche sono più basse, cioè non è che sono casuali perché quello che sta in corsia ha deciso che gli piaceva metterle lì, come noi in casa che ogni tanto spostiamo i soprammobili, ma vengono vendute. Le aziende si pagano i centri commerciali? Eh sì, ma perché sono degli spazi ad altezza sguardo piuttosto che quelli che stanno sotto. Per cui assolutamente compulsivo, sempre di più adesso io mi creo l'opinione rispetto a quello che pensano gli altri. E siccome lo facciamo quotidianamente per le cose che ci riguardano, non è che il resto del mondo fa diverso da noi, banalmente. Devo andare dal dermatologo e non ci sono mai andata, non è che scelgo il primario, l'aiuto del primario, inizio a chiamare una rosa di amici e parenti, gli dico: ma tu che sei andato dal dermatologo, da chi sei andato, come ti sei trovato? E quindi è assolutamente irrazionale, perché sapete benissimo che la percezione della qualità è soggettiva. Per cui magari è un cane professionalmente ma umanamente bravissimo, però poi ho
ho un tumore maligno, non me lo sa vedere, piuttosto che invece, guarda, è un cane, non mi ha ascoltato proprio per niente, e invece è bravissimo dal punto di vista professionale, per cui io decido non razionalmente, ma di quello che altri mi dicono. Nell'acquisto anche dei prodotti del profit questa cosa è potentissima, tanto è vero che tutto quello che è web, le cosiddette community, perché cosa succede? Succede che io mi fido molto di più di quello che dice uno che riconosco un mio simile, perché comunque penso che se devo andare a comprare la macchina il venditore mi racconta le cose belle perché deve spingere sul prodotto, mentre invece se io devo cambiare la macchina, poi sono abbastanza patologica, 2 anni ci ho messo per decidere di cambiare la macchina, chiedo a chi ce l'ha come si trova. Per cui cosa succede? Succede soprattutto per alcune cose, tipo le auto, che i venditori dicono che sempre di più le persone arrivano che hanno già deciso. Cioè non devono solo fargliela provare o fargli vedere 2 o 3 variabili del modello, ma la decisione si è creata e si è creata in modo assolutamente irrazionale. Io mi ricordo quando sono andata, povero venditore, mi stava dicendo, mi ha detto, guardi, ho già deciso. No, ma io ho detto, sì, guardi, mi interessa questa. Per cui acceleri. Però tutte queste dinamiche sono realmente irrazionali. Per cui assolutamente sì. Una sessione al festival settimana scorsa era sul l'emotional, quindi il fundraising emozionale. Cioè ci sono, gli americani studiano tutto, però c'è anche un collega italiano che però lavora in Svizzera che si chiama Ambrogetti, che ha fatto un libro per la Maggioli, che è proprio su questo, cioè studiano i comportamenti, proprio perché è la gioia di donare, studiano i comportamenti del cervello rispetto a alcuni livelli di comunicazione. Però sicuramente, allora ad esempio Greenpeace ha dei donatori che sono tutti molto giovani, 35 anni, diplomati, laureati, masterizzati. Se voi vedete anche il tipo di comunicazione che fa è molto lì, attivati, partecipa, i gadget, la maglietta, lo zainetto. Amnesty ha dei donatori invece che sono un po' più alti d'età, sono anche lì laureati, masterizzati e hanno, perché non è una causa di pancia, è una causa di testa. I bambini sono più comprensibili, diciamo, hanno un po' più di appeal, sono un po' più di pancia. E allora ci sono alcune organizzazioni che hanno dei donatori che sono un po' più su di età, magari anche meno colti. Cioè c'è chi studia anche queste dinamiche, perché poi ogni organizzazione ha la sua tipologia di donatore. Se io parto da zero, sperimento. Se ho uno storico, poi posso capire, scopro che sono tutti giovanissimi. Allora dico, non mando più niente di scritto, tutto online. Perché questi qua smanettano, però attenzione a tenere sempre un mix, perché poi i dati in Italia di chi è su internet o ha una connessione a casa o ha un computer è che è meno della metà degli italiani, perché adesso sembra che dobbiamo fare tutto online, invece poi c'è una serie di gente che la carta la legge e comunque c'è chi dice almeno una comunicazione scritta personalizzata a casa in un anno, per cui va benissimo che lei abbia fatto l'evento su Facebook, però forse era meglio farlo anche mettere insieme 2 dinamiche. Però poi dopo ci torniamo. E abbiamo fatto una raccolta fondi in carcere, mostrando qual era la condizione di vita dei detenuti in Africa. E abbiamo lanciato questo messaggio ai detenuti nostri che stanno qua a Foggia. Libera i tuoi amici. Perché in Africa, in particolare dove stavamo noi, uno, vabbè, si pigli 10 anni di carcere, ok, finiti 10 anni, va di nuovo a giudizio, perché devono dare il giudizio sui 10 anni che è passato in carcere. È un passaggio che ci passano tutti, ma il giudizio si paga. E per cui se non hanno l'equivalente di $50 per andare in giudizio per concludere il periodo del carcere, stava restano dentro in carcere. Spiegata questa cosa, viste le condizioni, noi in un giorno dai nostri detenuti abbiamo fatto €1.800, che è una cosa che non ci aspettavamo assolutamente. Ma perché vivevano la stessa condizione? E ovviamente una condizione migliore qui in Italia piuttosto che in Africa, perché le condizioni di base sono già differenti, ma soprattutto perché diventavano parte attiva nella liberazione degli amici, dei colleghi. Perché c'era un'immedesimazione, era assolutamente emozionale.
Ma se voi immaginate anche alcuni strumenti, per cui l'SMS è assolutamente emozionale ed emotivo, tanto è vero che c'è lo spot, c'è qualcuno che mi fa vedere la scena dell'emergenza, per cui è la voce fuori campo, e se voi ci pensate la cifra è piccola, cioè al massimo sono 2 euro, perché se mi chiedessero 20 euro con l'SMS o anche 10 euro, ci devo pensare un attimo. Per cui a secondo anche del progetto capire qual è lo strumento giusto, su quali cose devo fare leva, è importante. Perché magari lo stesso progetto lo comunico alla Sciura Maria, alla signora Maria, con un linguaggio più semplice, gli propongo alcune cose. Lo stesso progetto magari posso andare da un grande donatore e che però vuole avere più informazioni, per cui ci vado con delle documentazioni tecniche, è la stessa cosa, ma la comunico in modalità differenti, piuttosto che invece all'ASL, piuttosto che ASL o USL da voi? ASL. No, sono i veneti che... In Veneto USL, ancora. Qui ci abbiamo messo un po' per passare da USL. No, anche in Lombardia è ASL, cioè. Comunicherò delle altre dinamiche, per cui è un approccio che richiede, al di là di una professionalità, alcune competenze si possono acquisire o uno se le può fare, però un'attenzione di presidio di tutto il processo. Una diversificazione. Assolutamente sì. Così come lo dicevamo prima, di che cosa abbiamo bisogno? Possiamo aver bisogno di una serie di cose del fundraising, per cui non sono solo i soldi, potremmo avere necessità di manodopera, di denaro, di professionalità. Potremmo aver bisogno di relazioni, di comunicazione, di visibilità, di competenze. Queste cose sono importanti, perché altrimenti molto spesso noi diciamo: ah, ci servono 10.000 euro, chi ci può dare 10.000 euro? Invece è quello che io dico, fare a pezzi il progetto per capire di che cosa sono composti questi 10.000 euro, proprio perché poi io posso prevedere che a qualcuno chiedo soldi, ma a qualcuno chiedo qualcos'altro. La questione delle competenze e delle professionalità, io posso lavorare anche cercando dei volontari, qualcuno che mi doni del tempo, perché il volontario può essere generico oppure può essere professionalizzato, cioè se io vado dall'avvocato perché mi serve l'assistenza legale, o questo viene e mi aiuta a fare i banchetti perché dice: vengo ma non farmi vedere carte e tribunali perché nel mio tempo libero voglio essere uno qualunque, piuttosto che invece vado e chiedo a uno, piuttosto che al commercialista, se mi fa assistenza, mi dona 2 ore al mese perché mi serve l'assistenza legale per le persone che seguo, che assisto. Per cui anche qua mi muovo e può far parte tutto dello stesso processo. Se siete in calo, pausa, poi fa caldissimo qui dentro. Volete fare... Vado avanti ancora 2 minuti? Ditemi voi, perché se iniziate a... Potremmo fare pausa ora, quando finisce il tempo. Non so, dimmi tu. Perché vedo... Tu dall'altra parte è più... Percezione. No, io tiro, Secondo, per me possiamo andare fino a stasera alle 8, io non ho problemi. Qua andiamo un po' veloci perché mi interessa dirvi altre cose prima della pausa. Allora, rispetto quindi a tutte le cose che ci siamo detti finora, questa è una definizione che c'è in uno dei vari testi di Valerio Melandri, che io condivido molto, che è appunto che parlare di fundraising vuol dire parlare di uno scambio sociale. Scambio sociale in cui io ho delle organizzazioni che hanno necessità di risorse e qualcuno che è possibilmente disposto a donarle. Per cui questo cosa vuol dire? Vuol dire che mi obbliga a entrare in relazione e a scambiare. A scambiare soprattutto, dico io, appunto l'elemento umano ed empatico. Perché come sempre quando io apro le porte della mia organizzazione e faccio entrare gente nuova o mi confronto con gente nuova, può essere che qualcuno mi dice: ma io non sono d'accordo, piuttosto che mi mette in crisi, ma dandomi l'opportunità di migliorare e di svilupparmi.
per cui comunque c'è uno scambio continuo. Se io non sono, se io non entro in quest'ottica, fare attività di fundraising diventa molto difficile, perché se ogni qualvolta qualcuno mi chiede qualcosa, dei chiarimenti, piuttosto che mi chiama, lo vivo come una scocciatura, una perdita di tempo, non è che l'altro non recepisce questa emozione, sarà un po' difficile che provi la gioia di partecipare a quello che io sto facendo. Rispetto anche alle cose che dicevamo prima, le relazioni che io vado ad instaurare sono essenzialmente di tre tipologie. Relazioni, cioè la creazione di reti sono relazionali, fiduciarie e di identità, cioè di gente che si riconosce all'interno del mio stesso sistema valoriale. Per scoprire chi si riconosce nel mio sistema valoriale devo essere in grado di comunicarlo in modo abbastanza chiaro e semplice, proprio perché tutti noi apparteniamo al mondo del terzo settore, ma ognuno ha delle caratteristiche, per cui se io voglio distinguermi e dire ad un mio donatore dona a me piuttosto che a qualcun altro, o vieni da me piuttosto che da qualcun altro, è perché io mi differenzio sostanzialmente. La cosa principale, che poi vediamo anche in seguito, è una delle 12 regole del fundraising, che anche qua è molto, è un elenco che sembra una storiella, invece poi ha una dinamica operativa, è questa, cioè se io ho la mission e i valori dell'organizzazione e i desideri dei miei potenziali donatori, che scorrono come due universi paralleli, va da sé che non avrò mai uno scambio. Per cui per far sì che ci sia uno scambio e quindi che ci sia un'area del fundraising, gli interessi e desideri del mio potenziale donatore, il suo mondo valoriale, deve coincidere il più possibile con il mio. Proprio perché le persone investono dove partecipano e dove condividono, altrimenti no. Una cosa che io, a cui credo molto da tanto tempo, ma di cui si parlava esattamente in questi termini quest'anno al festival, è che sempre di più il mio donatore, soprattutto i grandi donatori, sono degli investitori sociali. Cioè quello che interessa al donatore, quindi sta anche la mia bravura, è capire quanto il valore di quello che mi dona si moltiplica in servizi e in benefici per la collettività. Cioè io ti do 500 euro, quei 500 euro che cosa producono? Però molto spesso le organizzazioni no profit non sono tanto abituate a questa dinamica, perché vuol dire un'altra volta cambiare la visione anche di tutta l'organizzazione. Poi vedremo perché per fare fundraising non ci può essere l'eroe solitario. Cioè non possono dire, Marco si chiama lei, Marco occupati tu della raccolta fondi, però non ne vogliamo sapere niente. Perché ha delle interferenze con tutto il sistema organizzativo, che non possono prescindere da un dialogo con il braccio operativo, e fare fundraising è attività di governance più che attività operativa. Perché ci sono alcune cose che anche se lei è dentro magari nel CDA, piuttosto che ha un ruolo di spicco, ha maggior ragione poi se, non per sminuire, ma è qui, per cui sopra di lei ha due o tre funzioni, lei qua non decide niente. Da un punto di vista strategico. In ogni caso deve parlare con chi si deve occupare dello sviluppo futuro dell'organizzazione. O con chi si occupa, ad esempio, dell'amministrazione, piuttosto che di altre cose. Perché se io devo dare ai miei donatori, fargli percepire come viene moltiplicato il valore, o ultimamente si parla molto di impatto collettivo, cioè che cos'è, dove impatta l'attività della mia organizzazione, per cui quali sono i benefici che produce, molto spesso le organizzazioni no profit non hanno neanche un sistema di monitoraggio, per dire se io faccio così, il centro diurno lo gestiamo in questo modo, abbiamo questi risultati. Pochissime sono le organizzazioni no profit che valutano il proprio impatto, però sempre di più il donatore come investitore sociale è interessato a capire. Cioè, tu mi chiedi dei soldi per questo progetto che mi dici che migliora la vita di Paolo, Giovanna e Luca. Benissimo. Quando mi rendi conti come hai speso i soldi? Perché migliora la loro vita? Come fai a farla migliorare? È realmente migliorata?
non so, hanno acquisito un'autonomia di vita, sono stati reinseriti nella società, fanno se i bambini dopo che hanno dei problemi o i ragazzi nella comunità, poi dopo, non so, delinquono meno, sono meno sbandati, non diventano tossicodipendenti perché è il nostro approccio terapeutico di un certo tipo, per cui cioè, questa valutazione a volte la facciamo o internamente, la comunichiamo poco, ma nel fundraising diventa fondamentale, perché se io ti do 50 euro, ma se te ne dessi molti di più, qualche migliaia di euro, mi interesserebbe ulteriormente, io non voglio più vedere i miei 50 euro, i miei 5.000 euro, ma voglio vedere il beneficio che hanno prodotto. Proprio perché, come dicevamo prima, la qualità della mia azione è una qualità percepita, perché se tu mi chiedi 10 euro per un progetto, per me possono sembrare tantissimi. Se tu invece mi spieghi il valore di quel progetto, io riesco a capire, diciamo, i benefici che posso produrre, magari sono disponibile a dartene molti di più. Però dipende dall'organizzazione su che leve tocca. Però capite bene che ragionare di impatto e relazionarmi con il mio possibile donatore dicendogli guarda che fai un investimento, devo essere in grado di dimostrarglielo. Prego. La difficoltà è sempre poi nel giusto equilibrio, nell'evidenziare quelli che sono stati, diciamo, gli investimenti che ho fatto nei donatori, perché almeno passo sempre dall'esperienza personale. Le nostre strutture cerchiamo di farle sembrare invisibili agli occhi della gente normale, ok? Perché i ragazzi non si devono sentire appartenenti alla casa famiglia o al centro diurno. Quindi poi ti riesce difficile anche fare opere di comunicazione che evidenzino quelli che sono i risultati conseguiti all'interno delle strutture. Per cui è sempre difficile l'equilibrio tra far vedere quello che fai e tenere nascosto, perché insomma non ci riesce tanto semplicemente poi vabbè, veniamo da una storia cattolica nostra, il nostro santo diceva sempre fare tacere, però lo dobbiamo ogni tanto smentire, perché sennò insomma è vero, il fatto è che sempre di più fare del bene, adesso bisogna farlo bene. E nel farlo bene bisogna capire se uno vuole accelerare il passo, e nel momento in cui ho necessità, allora o uno per logiche sue dice vabbè, vivo di carità cristiana, per cui di quello che mi arriva e prendo, oppure aiutati che c'è il t'aiuta, cioè nel senso lo sollecito, però questa cosa qua che dice lei è molto forte e la capisco benissimo, perché ci sono anche dei problemi di privacy. Esempi pratici, perché per esempio facciamo i laboratori con i ragazzi, ok, lavoretti, allora cioè, per sensibilizzare anche le donazioni, per acquistare il materiale per i laboratori, metti il lavoretto su YouTube, su Facebook, però su YouTube e su Facebook ci vanno anche i ragazzi, ci vanno anche i genitori, e il ragazzo dice ah, ma quelle lavorette che abbiamo fatto noi. Quindi poi nel momento in cui a loro fa piacere vedere il loro lavoro, però poi nel momento in cui devi spiegare su Facebook che quel lavoro è stato realizzato da ragazzi, come li descrivi? Ma infatti lì bisogna capire. Oppure allora, siamo i soldi per. Quindi lì l'equilibrio è molto. Ma lì l'equilibrio è, l'italiano è una lingua fantastica, per cui è non tanto nel senso che è molto ricca di sfumature, però non è sicuramente una cosa da poco, perché. Capita proprio nella stesura, e anche qua è un lavoro che secondo me non può essere l'eroe solitario, nella stesura del come ci raccontiamo fuori, per cui quale leve toccali, quali parole utilizzare, quindi è un po' più del come che non raccontiamo, perché se non raccontiamo, finito il giro di amici che conosciamo e si fidano di noi, diventa un po' dura, tenendo conto di una serie di criticità e di situazioni in cui la privacy va garantita al massimo, per cui non so, non li puoi riprendere, non puoi fare immagini, per cui c'è una correttezza. Però immagino che anche loro cioè, vivono lì dentro, per cui c'è una consapevolezza. La logica di raccontare fuori è quello che voi state producendo per queste persone, anche senza farle vedere.
Che immagino ce l'abbiano anche loro, ovviamente a livelli diversi, con sfumature diverse, a seconda se sono ragazzi abusati e quindi sono un po' borderline tra comunità psichiatrica o meno, perché poi ci sono diverse sfumature, piuttosto che però di solito quando li portano via dai tribunali qualche violenza di qualche tipo l'hanno subita, per cui hanno delle difficoltà. Bisogna trovare il giusto equilibrio però, che è la cosa più difficile, però è una cosa appunto che un'altra volta è qua. Poi io posso decidere che racconto la singola comunità, piuttosto che invece racconto quello che fa l'organizzazione. Però a me è capitato di fare raccolta fondi per una comunità femminile di questo tipo, dovevano riammodernarla e riarredarla. Lì ad esempio loro hanno avuto un donatore persona fisica che ha donato 30.000 euro e l'anno scorso ne ha donati 100. Cosa hanno fatto? Curato la relazione, lo hanno portato dentro, l'hanno fatto mangiare con le ragazze. Ovviamente ci sono delle dimensioni, cioè li hanno fatto vivere perché lui l'ha chiesto, per cui l'hanno portato all'interno. E ci sono delle dimensioni, ovviamente con tutte le accortezze e le protezioni del caso. Però lì in quel contesto IKEA l'ha arredata tutta. Sì, ma io non mi riferivo al singolo episodio in cui i donatori entrano in contatto con le realtà. Sì, però... E se i donatori entrano in contatto con la realtà è perché io gliel'ho comunicato. Devo capire, come molte organizzazioni che tirano, raccolgono soldi ma non fanno i paginoni o una comunicazione massiva, perché il loro stile non è quello, hanno un'altra dinamica di relazione, per cui uno può benissimo dire noi abbiamo questa tipologia di servizi, questa tipologia di realtà, il nostro stile di comunicazione è molto personalizzata e uno a uno, per cui non facciamo le cose sparate, anche se però se mi mettete le robe su YouTube lì è sparato nel mondo. Però lì bisogna capire anche quali sono gli strumenti e i livelli di comunicazione a secondo sicuramente dell'identità dell'organizzazione, perché le organizzazioni... Il YouTube era anche tarato più che altro sulla campagna per il 5 per 1000, per far conoscere a chi magari abita lontano quelle che sono le attività pratiche che voi... Assolutamente sì. Le relazioni personali si svolgono anche con visite, insomma, sul posto per rendersi conto materialmente. Sì, lì bisogna capire, non so, se però per i ragazzi che sono inseriti anche nelle scuole, come la raccontano, perché magari sono anche adolescenti, non vogliono far sapere che loro abitano in casa famiglia. Ci sono una serie di equilibri che devono essere tenuti conto, è per questo che io dico il pianificare anche a diversi livelli, perché ovviamente lei piuttosto che la signora siete anche operatori, per cui conoscete. Se fosse qualcuno che invece non è dentro, sarebbe utile parlare con il referente di chi gestisce il servizio per capire le sensibilità, però sicuramente su queste cose non c'è una regola, a mio avviso. Nel senso che l'identità delle organizzazioni è talmente diversa che deriva anche dalla storia, dai motivi per cui sono nate, da chi sono nate, da come sono trasformate, dalla tipologia di utenza. Per cui, ad esempio, sulla disabilità ci sono quelli che assolutamente no le immagini e quelli invece che fanno delle cose magnifiche utilizzando i ragazzi, ma perché hanno fatto un lavoro interno con la famiglia, con gli operatori, c'è l'autorizzazione di usare le immagini, hanno una specie di commissione interna, non c'è speculazione sulle immagini, per cui c'è tutta una positività, però alcune lo fanno e altre assolutamente no. Però per cui ci sono processi. Differenza, però tante volte se devo immaginare uno spettacolo fatto da persone disabili, sto cercando le parole giuste per non creare fraintesi. Ma non fraintendo. Dico, forse è più di impatto capire che la persona disabile c'ha delle difficoltà e quindi posso sostenere queste attività. Invece, se io volessi organizzare uno spettacolo teatrale con ragazzi difficili, non lo so, forse il mio pregiudizio, non lo so, personale, avrei più difficoltà nel presentarlo, solo quello, nel presentare i ragazzi, perché... Cioè, nel senso, si vede, guardi che lavorare anche con la psichiatria è difficilissimo, Cioè, nel senso che molti dicono, quando io lo vedo il malessere, cioè fisico, è più semplice perché non devo usare le parole, perché anche lavorare con la psichiatria o con la tossicodipendenza, in cui fondamentalmente
fondamentalmente non gliene frega niente a nessuno. Sono delle cause molto complesse, tanto è vero che nelle graduatorie delle donazioni, ma anche del 5 per 1000, la prima è la ricerca medico-scientifica e poi le altre a seguire, compreso il patrimonio storico-artistico, ambientale, che agli ultimi più o meno lì se la gioca con diritti civili, tossicodipendenza, psichiatria e ambiente, patrimonio storico-artistico. Perché sono sicuramente più difficili e più complesse, questo le do ragione. Però nulla toglie il fatto che io racconti come erano prima e come stanno adesso, piuttosto che quali sono le difficoltà, il disagio. Poi ci sono le parole e i livelli, però io, noi l'abbiamo fatto. Anche perché poi dipende anche dal quali sono, mettere a fuoco bene le esigenze, non so, vi servono i kit scolastici perché comunque voi sostenete tutte le spese, è importante fare, ad esempio noi con un progetto di queste ragazze, con la fondazione Tender to Nave Italia, che sta a Genova, okay, con la Marina Militare, li hanno portati, per cui allora il primo giro era stato spesato con un bando e poi invece si cercavano per portarli, però comunicare bene come lo sto portando in vacanza in barca a vela, perché altrimenti uno dice beh vabbè, io non ci vado in vacanza, te le porti in barca a vela, ma la cosa del team building, il fatto dei ruoli, di stare ognuno, per cui che ha un valore, piuttosto che le visite medico-mediche, piuttosto che aumentare, non so, le visite con lo psichiatra, lo psicoterapeuta, cioè mettere a fuoco la tipologia di bisogno, perché così forse mi aiuta a raccontare. Ma quelli sono i livelli. Tra la discrezione e la comunicazione. Noi l'abbiamo provato con i detenuti. Abbiamo fatto uno spettacolo di recente. Erano 8 storie, in cui nella fase di preparazione ognuno ha raccontato la propria. Poi sono state scritte, sono state incastrate tra di loro e ognuno non ha interpretato la propria, ma ha interpretato quella di un altro. Che il carcere di Bollate va in modo che non era riconoscibile di chi era la storia, ma che era una storia di quel gruppo. Il fatto stesso di dirla è già ha un effetto catartico. Il fatto stesso che tu vivi poi la situazione di un altro ha creato all'interno stesso del gruppo una coesione grandissima e ha avuto anche un buon effetto, perché poi ci sono delle persone che sono naturalmente dotate, ossia che riescono veramente a recitare bene, ma soprattutto perché si erano impersonati della situazione dell'altro. Ma c'era questo spettacolo, che c'era gente di fuori anche? Erano tutti di dentro. Sì, ma dico, chi erano gli spettatori? Ah, è di fuori ovviamente. Di fuori. Sì, sono modalità... Sì, su questo in effetti cioè, sono tutte delle valutazioni, ma anche perché anche qua, sulla comunicazione, a mio avviso, molto spesso si fa una valutazione un po' errata, cioè si ragiona sugli strumenti e sui messaggi. In primis, per cui ci serve il pieghevole, ci serve quello, mentre invece sempre di più la comunicazione è anche qua un'altra volta governance dell'organizzazione, come io la presidio, cioè la comunicazione deve essere come voglio essere percepito fuori e allora poi a cascata decido il messaggio piuttosto che il formato del materiale, anche a seconda di a chi deve andare in mano sostanzialmente, a di chi lo riceverà. Questo ribalta un po' l'attenzione, per cui è incrociare quelli che sono le delicatezze, i pudori dell'organizzazione, che è giusto che ci siano, che fa parte della sua etica e della sua storia, per cui alcune cose sì, alcune cose no, incrociandoli anche con chi possono essere i miei interlocutori. E quindi capite bene che non c'è una regola, perché non può esserci una regola, però sicuramente è una delle grandi difficoltà. Però anche qua un'altra volta ribadisco, non può essere uno solo all'interno dell'organizzazione che se ne può occupare, perché ha un peso anche di come io vengo percepito sull'esterno e ha una serie di sfumature, di delicatezze che io devo, di cui io devo avere consapevolezza, perché comunque se io faccio del materiale di comunicazione su una campagna di raccolta fondi non può prescindere da un materiale di comunicazione istituzionale dell'organizzazione. Molto spesso questo non c'è, quindi li porto avanti insieme. Per cui equilibri. Vado avanti un attimo, le faccio dire l'ultima roba, poi andiamo avanti, perché altrimenti... Perché sui termini, un'operatrice con la mamma di uno dei bambini accolti da noi, alla sua richiesta della mamma, come vedi mio figlio,
l'operatrice ha detto che stava sempre agitato, non l'avesse mai detto, perché la mamma, essendo paziente psichiatrica, ha una concezione del termine agitato che è diversa rispetto a quello che magari l'operatrice in quel momento voleva far intuire. No, la mamma ha voluto parlare con me perché ha detto: come si permette a dire che mio figlio è agitato, mio figlio non è matto, poteva dire che era iperattivo, come se iperattivo insomma fosse un termine più buono rispetto ad agitato. Quindi per far capire insomma quanto magari poi la percezione delle parole bisogna usare sempre gli stessi pesi. Cioè, la comunicazione è un'altra funzione che è strategica, perché uno, molto spesso noi diciamo le cose che vogliamo dire ma senza pensarci o preoccuparci di chi le deve ascoltare, mentre invece diventa strategico perché lo ribalto, è come voglio che gli altri mi percepiscano o mi vedano, e il primo step di analisi è chi sono gli altri, perché non sono tutti, per cui c'è l'ente pubblico che è un mio partner, i familiari, i possibili donatori, i fornitori barra clienti, per cui io ho già 4, 5, 6 destinatari a cui magari dico la stessa cosa ma con inflessioni e terminologie diverse, proprio perché poi succedono queste cose, perché per me un termine può avere una valenza, invece per un altro che può essere recepito in un'altra modalità. Però se io lo metto per iscritto, poi lo sparo nel mucchio, banalmente anche in internet, questa cosa gira, per cui ne va la mia percezione positiva o meno come organizzazione, per cui è assolutamente strategico e delicato nello stesso tempo. Allora, gli scambi. Questo è un po' per mettere in modo lineare le cose che ci siamo dette. Allora, noi siamo abituati a vedere quotidianamente almeno 3 tipologie di scambi. Allora, questo qui è uno scambio che viviamo quotidianamente e che è lo scambio, diciamo, più classico, quando noi acquistiamo qualcosa, cioè lo scambio tra due beni equivalenti. Per cui io ho qualcuno che mi dà qualcosa, un bene, un servizio, a cui io riconosco un valore economico, gli do quel valore economico e avviene lo scambio di mercato, per cui è regolato dal mercato, banalmente, e si basa sulla pretesa. Esempio, io voglio un paio di scarpe, costano 50 euro, il negoziante vuole 50 euro e io pretendo quel paio di scarpe. Se ci mettiamo d'accordo, lo scambio avviene. Qui c'è quella che viene definita la sponsorizzazione, perché la sponsorizzazione non è il fundraising. Cioè la sponsorizzazione è un contratto di tipo commerciale tra uno sponsor e uno sponsee. Adesso l'Agenzia delle Entrate, oltre a voler vedere la fattura di sponsorizzazione, vuol vedere anche il contratto di sponsorizzazione, in cui da codice è un accordo appunto commerciale per promuovere un prodotto o una marca o un'azienda appunto. Per cui si dà un uguale valore sostanzialmente comunicazione, per cui visibilità, e se andiamo d'accordo avviene lo scambio. Ora, non per dire il fundraising è bene e la sponsorizzazione è male, però è giusto che uno sappia quando va a chiedere un'erogazione liberale e quando invece sta andando a chiedere una sponsorizzazione. Avendo la consapevolezza che la sponsorizzazione io la devo rendicontare qua, non qua. Per cui devo capire rispetto ai servizi che magari già ho sul mercato, se faccio tutte sponsorizzazioni, questa quota che dovrebbe essere di entrate da mercato marginale, quanto mi si innalza. Però la sponsorizzazione pura è uno scambio di questo tipo. E non è fundraising. Abbiamo poi lo scambio di redistribuzione, che dovrebbe essere quello del pubblico, per cui raccoglie attraverso la tassazione da tutti a seconda delle loro possibilità, analizzando i bisogni le ridistribuisce. Dovrebbe, non ci dilunghiamo. Si basa quindi sulla necessità ed è autoregolato dal sistema elettorale, perché se io ho uno che dice più verde, più parchi pubblici e poi dopo non lo fa, al prossimo giro non lo voto. Teoricamente. Questa, avendo lavorato anche per quasi un annetto in provincia Brescia, da un po' di tempo io sostengo che non è colpa degli amministratori, è che la logica è la logica elettorale, per cui solitamente è
all'inizio, soprattutto se uno nuovo, cambiamo il mondo, per cui mille progetti, mille cose, primo anno e mezzo, due anni, dal secondo anno inizia a piegarsi per pensare a cos'è che gli permetterà di essere rieletto, e quindi poi dopo, cioè la loro visione è quinquennale, per cui poi dopo alla fine cambia, perché poi se viene dopo uno che gli stava antipatico deve cambiare tutto di default senza tenere quello che funzionava, perché funziona così. Poi c'è sempre il secondo mandato, sì, poi dopo il secondo mandato, però se uno sa che non può più essere rieletto, a partire dal terzo anno inizia a tirare i remi in barca e a non, perché dice sarà problemi di chi verrà dopo. Per cui c'è una miopia generalizzata. L'altro scambio è lo scambio dei beni non equivalenti, che anche questo vediamo tutti i giorni. Qua, ad esempio, io ho qualcuno che mi dà un bene o un servizio e in cambio ottiene un qualcosa che non è di ugual valore. Se voi pensate, non so, alle... Adesso mi viene la Zalea perché è stata due settimane fa, sarà contenta la Alessandra dell'Ipoci. Con la Zalea di AIRC, piuttosto che appunto l'uovo di AIL, piuttosto che una serie di altre organizzazioni. Allora, o siamo rincitrulliti, che compriamo a 15 euro una Zalea che in serra costa 2-3 euro, o un chilo d'arancia 15 euro che mi costa molto meno, oppure in quel momento stiamo scambiando altro. Tanto è vero che non stiamo comprando la Zalea, ma stiamo facendo una donazione ad AIRC e AIRC ci ringrazia regalandoci la Zalea. Per cui stiamo scambiando un bene che non ha un ugual valore, ma ha un bene relazionale. Stesso esempio, se voi invitate qualcuno a cena a casa vostra, qualche amico, decidete di cucinare pesce e spendete 100 euro, non è che quando questo amico varca la porta di casa vi deve dare 50 euro, cioè voi vi aspettate di passare una bella serata con lui ed eventualmente che reciprochi all'invito portandovi un mazzo di fiori, una torta che può essere della migliore pasticceria di Foggia, piuttosto che l'ha fatta lui, piuttosto quelle confezionate nel Mulino Bianco, oppure niente, e lui si aspetta di mangiare bene da voi e di passare una bella serata. Cioè quello che scambiate è un bene relazionale. Il fundraising viaggia qua, perché io ho un donatore che mi fa una donazione e io gli dico grazie. Poi le modalità e i livelli di come io lo ringrazio possono essere diversi. Cioè se io ho il donatore che vuole l'assegno cartonato e la foto che siamo sorridenti o essere lì al taglio del nastro, sta nella dinamica, se io come organizzazione dico mi va bene farlo, non mi crea problemi, sta nella dinamica di rendergli piacevole la gioia di donare. Perché quel tipo di donatore cerca un riconoscimento pubblico, perché cerca questa cosa qua. Altri invece gli basta un grazie su una lettera che si capisce che è tutti uguale, piuttosto che ad altri grandi donatori gli scrivo un bigliettino a mano firmato dal presidente, piuttosto che l'invito. Cioè le modalità di ringraziamento poi sono differenti, però sicuramente non c'è uno scambio a cui diamo lo stesso valore, da un punto di vista meramente economico. Fino a qua ci siamo, se non vogliamo via. Ora, qui è un po' un altro passettino nell'acquisizione della consapevolezza del nostro valore. Ogni tanto con i colleghi o chi è del settore, intanto dice, se il no profit scioperasse tutto lo stesso giorno nello stesso orario, forse sì. Tutto no profit, per cui chiudono gli oratori, gli asili, le associazioni, le organizzazioni, poi vediamo chi tiene insieme il tessuto sociale fiduciario all'interno delle nostre comunità. Questa è anche un po' una presa di consapevolezza e di riuscire a portarlo avanti e recriminare non solo nei confronti dell'attore pubblico, ci devi dare i soldi, perché se anche questo qua non ce li ha più, anche lì ci sono due atteggiamenti tra alcuni operatori. Scusatemi, ma l'esempio delle cooperative mi viene facile. Alcuni operatori delle cooperative, anche quelli giovani, per cui è no, perché è lo Stato che deve garantire i servizi. E allora tu dici, bene, quindi cioè, lì abbiamo capito che sta chiudendo i rubinetti, cosa facciamo? Protestiamo, però intanto saltano i servizi, le persone stanno a casa. E a volte ho notato in questi 10 e più anni di esperienza che sono quelli più giovani,
perché invece magari ci sono i padri fondatori che a volte sono, non so, figure di religiosi, preti operai, così, che hanno 80 anni e rotti, ma sono molto più innovativi nella dinamica, naturalmente hanno visto più cose, cioè capiscono meglio alcune dinamiche, o forse ce l'hanno un po' più di loro. Allora, qua è il sistema del profit, per cui è abbastanza lineare, cioè più bravo sono a fare e a vendere scarpe, più ho dei ricavi e dei guadagni a fine anno. Per cui ad un successo aziendale corrisponde un successo economico, e diciamo che non fa una piega. Nel no profit invece si complica di molto, perché intanto appare un terzo soggetto. Allora, e molto spesso nelle organizzazioni no profit, più bravo sono a fare quello che devo fare, per cui sono nato, per cui ad un successo aziendale corrisponde non un aumento dei ricavi, ma un aumento dei costi. Per capirci, perché mi viene facile, se io ho una mensa o un alloggio per i poveri, in cui dall'altra parte ho, voi sapete, possiamo avere dei beneficiari che non pagano nulla o degli utenti che pagano un prezzo calmierato. Se io ho dei beneficiari per cui che non pagano nulla e ho 100 panini, non è che ne mangiano uno, magari ne mangiano due. E la volta dopo chiamano anche dei loro altri amici perché dicono guarda che lì si mangia. Per cui i bisogni a cui io sono chiamato a rispondere come terzo settore sono continuamente in aumento. Tra le altre cose, proprio perché sono nato come no profit per fare quello che devo sostanzialmente, quindi un po' idealisticamente cambiare il mondo, se un'organizzazione no profit mi dicesse guarda, l'anno scorso abbiamo dato da mangiare a 100 persone con 10.000 euro, quest'anno siamo stati bravissimi, con 8.000 euro abbiamo risparmiato 2.000 euro, e io ti dico no, non sei stato bravo, perché la tua missione è dar da mangiare alle persone, non metter via dei soldi. Che non vuol dire fare i buchi in bilancio, cioè, capite l'esempio. Allora, tu sei stato bravo se mi dici, siamo stati bravissimi quest'anno con 10.000 euro, abbiamo dato da mangiare a 120 persone, allora sì che sei stato bravo. Però per fare questo è un po' come i servizi alla persona, le moderne RSA piuttosto che gli hospice per i malati terminali, avrebbero bisogno, uno, non che tutti fanno colazione tra le 5 e mezza e le 7, perché poi cenano tutti tra le 11 e mezza e la 1, pranzano, scusate, e poi cenano tra le 5 e mezza e le 8, perché quello lì è l'orario in cui la cucina è aperta, per cui si fa servizio, ma in cui uno se si alza alle 11 e mezza fa colazione alle 11 e mezza, piuttosto che c'è il servizio assolutamente calato sull'esigenza della persona. Però questo vuol dire che da un punto di vista organizzativo mi aumentano i costi, perché la cucina continua a ruotare. E più io voglio un servizio personalizzato, più il costo del personale aumenta, perché vuol dire che io turno continuamente. Però se io voglio un servizio di qualità, in cui il sistema sanitario nazionale mi passa una retta che magari sono 40-50 euro al giorno, però ho dei pazienti che hanno demenze, piuttosto che mi richiedono dei farmaci, che costano tre volte tanto, piuttosto che ci sono nuovi bisogni, nuove patologie, io decido che la mia missione è da cercare di trovare delle risposte, quindi fare anche innovazione. Ma da sé che mi aumentano i costi, ma non perché sono sfigato e non so far di conto, e te lo devo dimostrare però, ma perché sono bravo. Per cui, proprio perché sono bravo e i bisogni lì sono infiniti, io ho necessità di chiedere a qualcuno di condividere un pezzo di strada insieme a me. Per cui io non chiedo per me, ma chiedo per loro. Quindi io sono un braccio operativo all'interno della mia comunità di riferimento. Per cui banalmente gestire un'organizzazione no profit è molto più complesso che gestire un'organizzazione profit. Anche solo per... Cioè, se tu andate da un imprenditore e gli dite noi siamo bravissimi, però ci aumentano i costi, ti dice... Cioè, perché per lui se sei bravissimo gli aumentano i ricavi, non i costi. Per cui questo ragionamento, più vedo i suoi sguardi da vicepresidente, il ragionamento che comunque devo cercare di fare utili per garantire tutta la baracca, per cui la logica è che io vado per migliorare, per fare, per questo mi piace il termine degli anglosassoni,
ufficio, oppure in italianizzato ufficio sviluppo, in cui c'è fundraising, marketing, comunicazione, pubbliche relazioni, perché io devo andare a trovarmi un finanziatore, un investitore sociale, un donatore che condivida quello che faccio, e devo farglielo vedere però, trovo il modo per farglielo vedere, condivida un pezzo di strada per fare quello. A livello territoriale poi è in una logica molto comunitaria, cioè che ognuno è anche molto francescana, tanto è vero che noi veniamo un po' da lì, un po' benedettina, per cui non so, gli studi dell'economia civile, tutta questa dinamica. Per cui la logica è che ognuno all'interno della sua comunità di riferimento fa il suo. Però se siamo tutti compartecipi, ognuno si fa carico dei problemi di chi sta peggio, stiamo meglio tutti. È un po' questa la spinta. Va da sé che però devo strutturarmi come organizzazione per dimostrare che fare del bene non è sì, sono un gruppo di persone, sì, sono così buoni, caritatevoli, sì, dai, si mettono insieme, aiutano gli altri, ma che c'è dietro, anche se sono un'associazione, quindi lo faccio a titolo di volontariato, ma va benissimo, però un conto è una gestione anarchica. Cioè facciamo quello che possiamo con quello che abbiamo, che va bene, però so che ragiono di 6 mesi in 6 mesi. Però se ho un'aspettativa, una visione prospettica nel tempo e mi piacerebbe essere un'associazione riconosciuta che fa dei progetti, che diventa opinion leader sul territorio, devo comunque pianificare la mia vita anche per capire come gestire, traghettarla, anche se rimango un'associazione. ANFAS è un'associazione. La Croce Rossa è un'associazione ancora, mi risulta, no? No, non è più un'associazione? Però fino a qualche tempo... Cioè, Però ANFAS è un'associazione. Ci sono associazioni che sono grandissime. Poi, organizzazioni che nel corso della loro storia creano le fondazioni, creano... No, nel senso che la mancanza di, cioè il fatto di darsi una struttura organizzativa non coincide con la forma giuridica dell'organizzazione. Perché banalmente, se io voglio darmi gambe, un minimo di dire che siano tutti volontari, però di incarichi li dobbiamo avere. Per cui questa cosa qua è quando dice la battuta, far del bene bisogna farlo bene. In tutto questo sistema, proprio perché se io ho un donatore o un finanziatore ti dice benissimo, mi piace, mi hai convinto. Tante volte la battuta che si fa, ma che però è reale, anche di vita vissuta, è che molto spesso i problemi arrivano non tanto quando uno cerca i soldi, ma quando ti arrivano, soprattutto da alcuni donatori, perché poi devono essere gestiti meglio, curati, come relazioni. Però molto spesso arrivano i problemi perché non è stato fatto un pensiero, un minimo strategico prima. Così come quando, se vi chiedesse, avete bisogno di soldi? Sì, tutti abbiamo bisogno di soldi. Ma il punto è per farne che cosa? E già abbiamo un problema. Perché decidere per che cosa ci servono, siamo già abbastanza con un piede nella pianificazione. Perché cambia, adesso non vi conosco, vi faccio degli esempi anche un po' tranchant, però molto spesso è sì, abbiamo chiesto, a parte il contributo offerta libera, bandita, e poi vediamo perché, bandita l'offerta libera. Offerta libera minimo 10 euro, banditissima, perché o è libera o è minimo, per cui banditissima. Però quello che vi volevo dire, mi è sfuggito. Cosa vi volevo dire? Mi perdo. Niente, l'ho persa. La pianificazione, stavo parlando di a cosa servono i soldi. Ecco, esattamente, della pianificazione, perché molto spesso è ci servono dei soldi per fare delle cose, sì, va bene, che cosa, quanti, dove li metti, per cui già chiarirsi le idee su questo, perché altrimenti a tutti servono più soldi, per cui non è il punto non è quello. Il punto è anche capire quanti soldi mi servono su quel determinato progetto, in quanto tempo lo devo realizzare e se Marco ha 3 ore a settimana da dedicargli oppure ha 20 ore. Perché se io ho
10 ore in un mese di tempo, mentre faccio l'operatore, faccio il direttore, faccio un'altra cosa, per cui entro ed esco mentalmente, e mi servono 50.000 euro, ti dicono sì, li portiamo su in 3 anni e mezzo. Perché il ritorno è pari all'investimento. Per cui poi dopo nella fase di pianificazione devo mixare tutti questi aspetti. Però sono fondamentali, soprattutto se io esco e chiedo a qualcuno di sostenermi. Molto spesso poi il mio donatore o finanziatore non conosce il mio beneficiario, perché a volte non è neanche uno che beneficia dei miei servizi, ma è semplicemente uno che dice guarda come sono bravi. E quindi condivido perché quello che fanno risponde al mio sistema valoriale. Ora, qui di solito la domanda che nasce spontanea è: dove trovo quelli che condividono quello che faccio o che facciamo? Perché siccome si dice ogni organizzazione ha i suoi donatori, allora solitamente le organizzazioni dicono i miei dove sono, dove stanno. Poi lo vediamo dopo, però un altro processo da cui si inizia è quella della mappatura delle relazioni che avete oggi. Perché molto spesso avete un patrimonio relazionale che però non è stato, perdonatemi il gioco di parole, patrimonializzato, messo a sistema. Facevamo all'inizio, quando ci siamo conosciuti, un po' la battuta delle università. Se io penso che ho fatto l'università a Pavia, ho fatto lettere, e studiavo nella biblioteca di storia dell'arte, che era del più o meno anno 400, col soffitto a cassettoni, sono stata lì qualche anno della mia vita, e ogni anno c'era, o ristrutturavano un pezzo, o c'era la borsa di studio, o il fondo, il manoscritto da recuperare, o cioè, di bisogni ce n'erano infiniti. A me, che sono 12-13 anni che mi sono laureata, ma nessuno mi ha scritto dicendomi sostieni la borsa di studio per la facoltà di abbiamo recuperato il manoscritto del 400 da recuperare, piuttosto che c'è il soffitto o il cortile delle Magnolie che deve essere recuperato, perché nessuno mi ha mai chiesto, non chiedo e non mi fido. Ma io lì ci ho passato 4-5 anni della mia vita, nell'età tra i 19 e i 23-24, abbastanza fondamentale, via da casa, per cui da un punto di vista di legame emotivo, a me dargli 50 euro, 100 euro, o se lo sento, dargli 200 euro, ovviamente se ho le disponibilità, non mi cambia nella qualità della mia vita, e mi farebbe anche piacere, non mi hanno mai scritto. E io avevo degli amici pugliesi e siciliani, soprattutto leccesi però, come area, piuttosto che siciliani, e secondo me dalla Puglia e la Sicilia, Pavia in mezzo, ce ne sono di università, tante, per cui io mi domandavo perché lì, i cui papà avevano studiato a Pavia, i nonni e gli zii avevano studiato a Pavia, i fratelli maggiori avevano studiato a Pavia, per cui c'erano delle 3-4 generazioni di persone che facevano economia, giurisprudenza, medicina o ingegneria a Pavia, perché era tradizione familiare. Cioè, voi pensate che bagaglio relazionale, che patrimonio di relazioni lì, è come se uno fosse seduto su un... fossimo in America, nei paesi anglosassoni, non ne passava vivo uno senza una lettera. No, ma vivono di quello. Però adesso le università sono in crisi, le sedi sono fatiscenti, non hanno i soldi per le borse di studio. Adesso però bisogna che inizino. Tutte le università. Gli uniche forse sono i politecnici e vabbè Bocconi, ma perché storicamente avevo le associazioni ex alunni, ma perché è strategico capire dove sono posizionati i miei ex alunni. Però le altre, no. Adesso iniziano le sperimentazioni anche nelle scuole pubbliche, non solo in quelle private, per cui i genitori vanno e dipingono, sistemano le aule, le dipingono, per cui da un punto di vista di volontariato attivo, coesione sociale, facciamoci carico di... Stiamo arrivando lì e sarà sempre peggio. Pensate anche agli ospedali. In cui, per cui molto spesso, dove sono i miei donatori? Molto spesso è un patrimonio relazionale di persone che abbiamo già in casa. Infatti uno dei primi esercizi è tirare fuori e mappare le relazioni che io ho. Chi ha l'elenco dei fornitori? Tutte le persone che sono passate da qui? Con chi abbiamo relazioni nella società civile? Università, altre associazioni, altre organizzazioni, è il primo step, perché si parte, poi lo vediamo nel pomeriggio, da quelli che sono più vicini a me.
e che in un dato periodo, soprattutto in una fase iniziale, mi accorciano la fatica di spiegargli chi sono e cosa faccio, perché già un po' mi conoscono e già un po' si fidano. Dopodiché ovviamente devo allargare, però per poi trovare quelli che la pensano come me devo comunicare agli altri come la penso, e torniamo sempre lì. È ciclico il processo. Allora, vediamo, non dico domani, altrimenti lui parte. Però dovete fare delle domande anche voi, perché altrimenti poi io andrò via e mi ricorderò solo il suo nome. Lo risolveremo anche loro. No, scherzo. No, ben vengano, sono stimolanti, caliamo le cose nella realtà. Allora, queste sono quelle che vengono definite le 12 idee guida del fundraising. Tra le altre cose, forse ce l'ho qua, c'è anche questo, giusto per farvi un po' di bibliografia, il centro filantropi che è legato all'Università di Bologna sempre, fa una serie di libri che si chiamano Smart Fundraising, per cui non so, scrivere di fundraising, la giurisprudenza per il fundraising, la privacy per il fundraising, e ero al festival e mi è rimasto, ma perché volevo leggere, ne ha fatto uno proprio sulle 12 principi guida del fundraising, che sono un po' questi qua che andiamo a fare. Per cui, siccome la signora prima mi chiedeva la bibliografia, ci sono diversi testi, se voi andate sul centro studi filantropi, PH. E anche se andate sul sito internet della Maggioli, dall'anno scorso a quest'anno ha editato quattro libri, una collana di quattro libri. 4-5, però poi vi fornisco anche altre cose. Le 12 regole sono queste. Allora, uno, reciproco interesse, che è quella che abbiamo visto prima. Adesso facciamo l'elencazione, poi dopo le guardiamo dentro. Allora, l'altro, che i mercati del fundraising, che scusatemi, non abbiamo detto, sono 4. Diciamo 3, perché una è la pubblica amministrazione quando fa i bandi, non quando fa le convenzioni. Uno sono le persone fisiche, che possono essere singoli o gruppi, detti anche club service o gruppi informali, tipo non so, Rotary, Lions o Optimist, piuttosto che, voi non avete gli alpini, immagino, ma da noi ci sono gli alpini che sono molto attivisti, però magari qualche pugliese che l'hanno mandato ha fatto l'alpino, per cui ce li avete anche voi, piuttosto che altre associazioni di quartiere, altre associazioni varie. Le fondazioni, tutte, sia quelle di origine bancaria che anche le fondazioni d'impresa, tipo non so, Umanamente, che è la fondazione di Ras Allianz, e Nel Cuore, che è un'associazione mai di Enel, fondazione Telecom, cioè tutta una serie di fondazioni legate ad un'azienda che erogano, alcune per bando, alcune no. Magari vi do un po' anche di link. Le fondazioni di famiglia, perché ci sono anche delle fondazioni di persone che fanno una fondazione, ovviamente lì bisogna capire come entrare in relazione, si muovono come i privati sostanzialmente, come entrare in relazione e quali sono i loro asset. Da noi nel Bresciano c'è Fondazione Berlucchi, quello dei vini Berlucchi, però lui da anni, per questioni familiari, sostiene l'oncologia dell'ospedale civile di Brescia, per cui se io mi occupo di minori o di un'altra roba è inutile che vada da lui, perché 9 su 10 mi dice no grazie, però se mi occupo di altri temi magari sì, per cui mappare anche potenzialmente qual è il territorio in cui io mi muovo per capire se ce n'è o se non ce n'è. E l'ultima, non a caso, anche perché sono i peggiori donatori tra virgolette, sono le imprese, il profit, a cui però poi vedrete che ci sono diverse dinamiche per entrare in relazione che non dipendono, che non sono solo il chiedere dei soldi e basta, ma io posso fare delle cose con i loro dipendenti, posso fare qualcosa anche con i loro clienti, per cui metto insieme un sistema di azioni che però vedrete più approfonditamente in seguito. Le persone fisiche sono il mercato dei donatori maggiore, perché anche se al Festival del Fundraising hanno presentato le ultime indagini della Doxa, c'è un forte calo, ma ad esempio io vedo che a livello territoriale le organizzazioni con cui collaboro e di cui guardavo, diciamo, i database per cui capire
se i donatori erano stati persi o meno, è diminuita, diciamo, la donazione media sull'anno, ma non è diminuito il numero delle persone che donavano. Magari qualcuno l'hanno perso, è entrato qualcuno nuovo, per cui non so, se la media era 70 euro l'anno, adesso magari la media è scesa a 40 o a 50, per cui sicuramente la crisi ha inciso, però il numero dei donatori è tenuto, almeno nei contesti territoriali che seguo io. Sicuramente con la crisi c'è stato un calo. Sì, ma non solo, Nel senso che dipende da quanto l'organizzazione è radicata sul territorio e quanto fa per curare, poi vediamo, i propri donatori, perché se io li ho presi e poi non faccio niente, questi qua mi donano una volta e poi spariscono. Per cui la logica è creare, fidelizzare chi mi ha donato. Tanto è vero che se avete comprato pasta, azalea, dopo un po' vi arriva la lettera di ringraziamento e vi risollecitano a donare un'altra volta. Ma nello stesso tempo continuare a fare delle attività per continuare ad aumentare. Gli americani che studiano tutto, adesso lo vediamo però. C'è la cosiddetta piramide della donazione, in cui qui ho gli euro, qui faccio un cuore, banalizziamo, qui ho la relazione, qui è tanta gente e quindi ho tanti donatori, la base della piramide, poi ci sono piramidi che sono più così, piramidi che invece sono più così, dipende da ogni organizzazione, però in linea di massima qua ho la massa, tutti i pubblici, e qui solitamente ho una relazione fredda e una cifra che è bassa, tipo il banchetto, io sono qua, sono in una piazza, tendenzialmente uno ogni 15-18 persone si ferma e uno ogni tipo 20 prende qualcosa, la media, per cui deve passare tanta gente, però anche lì, se io ho il banchetto e sto ferma così, non si ferma nessuno, per cui al banchetto non uno, due, tre, quattro, qualcuno che magari illustra, qualcuno che fa due chiacchiere sull'organizzazione e dice, ah, ma abbiamo questo pieghevole, per cui usate per uno, vendere tra virgolette, mettere lì i vostri prodotti, o i vostri aggeggi, li utilizzate soprattutto per eventualmente raccogliere i dati, se vuole essere informato sul progetto delle vostre attività ci lasci che le mandiamo la newsletter, per cui andate in acquisizione di nominativi che ovviamente poi inserirete in un database bello ordinato che potete interrogare, e l'altra è per fare attività di pubbliche relazioni, perché avete modo di raccontare chi siete, cosa fate, perché esistete. Azione, diciamo, in una manifestazione di piazza, tra virgolette, io lo ringrazio e inizio a curare la relazione e magari lui mi ritorna e poco alla volta cerco di farlo salire. Tra chi mi fa una donazione spot e chi ridona, più o meno la metà io li perdo. Per cui cosa vuol dire? Vuol dire che io devo comunque sempre occuparmi con una serie di attività, di trovarne dei nuovi che mi entrano, perché altrimenti dopo un po'... Però se io non faccio niente per gestire questa complessità relazionale, altro che mi diminuisce la media della donazione, cioè mi spariscono anche i donatori. Però per fare tutto questo ambaradan, ovviamente, torniamo a prima, ci serve tempo, perché un conto è... Non per banalizzare, perché avendo fatto anch'io bandi, è molto complesso fare i bandi. Però i bandi è uno a uno, cioè sono io, uomo, con uno staff magari di progettazione, scrivo il bando. Eventualmente poi dovrò rendicontare, ci sarà tutta una complessità. Qui capite che la mole relazionale è ben diversa da gestire. Per cui se il bando lo posso scrivere di notte o all'alba, perché è lì che ho il tempo e mi va di scriverlo lì, questa cosa qua mi richiede una complessità e magari anche la collaborazione di più persone che si ruotano, di più magari volontari se non li ho già. Qua la punta è relazione molto stretta e calda, tanti soldi. Qua ad esempio ci sono tutta la dinamica dei lasciti testamentari e tutta la dinamica del dopo di noi.
sull'acido testimoniale, sull'acido testimoniale e dopo di noi il buio. Per cui sono ben diversi. Qua sono i piccoli donatori, qua sono i grandi e grandissimi donatori. Qua sicuramente relazione uno a uno. Qua ovviamente sono io e una massa di gente. Allora, ah, scusatemi. Quindi, vabbè, quello di il terzo da push a pull, che vuol dire che io non sto vendendo, ma quelli che ne sanno dicono, quando non, so, non sai più cosa dire, fai un passo indietro e fai parlare la causa, cioè fai vedere i tuoi servizi, i tuoi beneficiari, per cui tu non la devi spingere, come se tu dovessi farti trainare da questo, per cui è il raccontare. Infatti se voi vedete, le grandi organizzazioni sempre di più hanno i testimoni, non più i testimonial famosi, ma i testimoni, per cui sono i donatori stessi che raccontano del motivo per cui sostengono l'organizzazione. O chi ha beneficiato di alcuni servizi che racconta il beneficio che ne ha avuto. Quindi sono la dinamica dei testimoni, sempre perché io mi fido di quello che raccontano quelli che reputo simili a me. Li reputo più credibili. L'altra che vediamo adesso, la regola del giusto per sei, prendetela così perché ci entriamo dentro, la piramide del fundraising, che è questa, dire sempre la verità, mai enfatizzare, dire sempre la verità anche quando ci sono dei momenti di criticità. A me è capitato con alcuni progetti per cui ha iniziato a fare raccolta fondi, in quel caso era per realizzare una sede di una nuova comunità. Il terreno che era stato destinato dall'ente pubblico è sfumato perché l'amministrazione precedente si era dimenticata di fare la delibera di giunta e quindi è riniziato una trattativa che però ha messo un freno di quasi un anno e mezzo, ma prima c'erano dei donatori che avevano donato e nel mentre c'era chi ancora donava. Ora, lì era far finta di niente oppure dire la verità, e noi si è deciso per coerenza di dire la verità, per cui si è scritto a tutti i donatori dicendo che era un momento di crisi e di stallo del progetto, che si stava facendo di tutto per ottenere e trovare una nuova soluzione, che si sarebbero tenuti aggiornati, ma che se qualcuno, noi si sperava che tutti rimanessero vicini a noi, ma se qualcuno voleva indietro i soldi, li si sarebbero dati. Nessuno li ha voluti indietro e comunque hanno anche continuato a donare lì. Però lì poi dopo ogni due mesi li si scriveva e li si teneva aggiornati. Okay? Questa è una scelta. Altre dinamiche invece che non sono state gestite come situazioni di crisi, e però poi diventano dei boomerang reputazionali sull'organizzazione. Per cui sempre dire la verità, perché è comunque premiante anche in una logica di trasparenza e di lealtà, perché poi siccome io sto andando ad instaurare delle relazioni fiduciarie anche con i miei donatori, li tratto, diciamo, come devono essere trattati. Rendere facile donare vuol dire una serie di cose. Da che se uno mi dice, va bene, mi hai convinto, ti do i soldi, che io gli dica come può fare. Può donare online, c'è il bollettino di conto corrente postale, c'è il conto corrente per fare bancario, per fare il bonifico, che se chiama all'interno della nostra sede dicendo, visto questo bellissimo progetto, vorrei fare una donazione, qualcuno gli risponde e gli dica le cose giuste. Sembrano delle banalità, non lo sono, perché se io non informo la struttura, chi risponde al telefono non lo sa, mi dice, ah guardi qua, ah io non ne so niente. Piuttosto che, guardi, richiami. Mentre invece, quindi è avere le informazioni, eventualmente dire, non c'è il referente, mi lasci il numero che la faccio ricontattare, piuttosto che se ho un sito internet ci sia lo spazio su sostenerci anche lì, per cui facilitare il processo, cioè il trovare le informazioni e il darle anche. Ad esempio, di quelli che hanno un sito internet che è predisposto anche per le donazioni online, che con uno, massimo due clic io possa fare la donazione online. Perché se questa roba è nascosta e ora che devo accedere alla pagina per fare la donazione online devo passare un quarto d'ora, lì è emozionale ed impattante, per cui io vedo, decido, dono e in due clic ho fatto la donazione. Se deve diventare una corsa ad ostacoli mi passa anche il sentimento.
magari voi metti di donare 50 euro, ne dono 5, cioè dopo mezz'ora. No, è vero, per lo stress, esattamente. Ad esempio, io nei siti internet in cui entro non riesco a trovare delle informazioni base subito, considerando che la permanenza media è di meno di 3 minuti. Quante volte vi è capitato? E dopo un po' uscite. Perché non trovate le informazioni, per cui è una dinamica di comunicazione assolutamente diversa. Molti prendono il pieghevole del servizio, ma neanche quello pensato per il mondo, ma quello del progetto per l'ASL, per avere l'accreditamento, e lo mettono sul sito internet. Ma sono anche qua, in una logica di gestione della comunicazione, una dinamica di comunicazione diversa. Per cui piuttosto molto meglio dire no, perché non abbiamo bisogno del sito internet, non siamo in grado di gestirlo, di seguirlo. Un'attività che non si può improvvisare, stiamo iniziando a capire il motivo. Essere piccoli non è sempre uno svantaggio, ma è quello che dicevamo prima. Cioè, io sono assolutamente convinta che a livello territoriale c'è un plus rispetto a organizzazioni più grandi, perché c'è un po' un attaccamento alla base. Cioè, io li vedo, li incontro per strada, ha i suoi pro e i suoi contro ovviamente, perché sono molto più esposto, però da un punto di vista di impatto fiduciario viene amplificato di molto. Sperimentare, perché non ci sono regole, cioè l'unica regola, ribadisco, è che se non faccio niente non succede niente. E sperimentare perché dopo che io ho pianificato fare una sperimentazione, però ci sono appunto delle cose che magari hanno funzionato a 3 km da qua e qua non funzionano. Esempio, facciamo la lotteria. Benissimo, facciamo la lotteria. C'è chi nelle valli alpine fa 26.000 biglietti della lotteria e li vende in un mese e mezzo, perché fa le squadre e tendenzialmente smercia i blocchetti da 25-50 euro con dei donatori da 25-50 euro e non uno a uno. E c'è chi invece ha fatto delle lotterie da 6.000 biglietti e alla fine si ritrova uno, massimo due, a venderli, a piegarli, e mai più nella vita ne vendono 2.000. Per cui è vero che la lotteria è quella dinamica che mi permette una serie di raccogliere fondi, ma anche essere visibile sul territorio, per cui ha anche, secondo me, un riscontro di attività di pubbliche relazioni. Però anche lì deve essere gestita e coordinata, non è facile fare la lotteria. Ma non tanto per la dinamica, per farla in regola, trovare i premi, ma perché poi dopo va gestita, i biglietti vanno venduti, banalmente. Anche quelli di non spettacolo vedere a tutto. Assolutamente. Però poi dopo lì entriamo in un altro campo. Perché nello spettacolo teatrale, barra negli eventi, attenzione a farli di raccolta fondi, dobbiamo decidere prima, sono eventi, attività di pubbliche relazioni o sono attività di raccolta fondi? Se sono attività di raccolta fondi, io devo aver già trovato qualcuno che me l'ha pagato, perché altrimenti chi viene a vedere lo spettacolo non sta facendo la donazione, sta pagando il biglietto e molto spesso non mi bastano neanche i soldi per pagare i costi e quindi vado in rosso. Gli eventi di raccolta fondi sono lo strumento peggiore per tirar su soldi. Per cui se io faccio lo spettacolo, allora, o poi pianifico e sono in grado che 400 persone, 300 persone, 1000 persone realmente mi muovo insieme a un gruppo di lavoro interno all'organizzazione e tutti ci impegniamo che deportiamo 20 a testa, patto di sangue, perché altrimenti da solo o mi affido in un'agenzia. Però se mi affido ad un'agenzia, qualcuno l'agenzia deve pagarla. È anche una comunicazione sbagliata verso i miei donatori. Vieni allo spettacolo di raccolta fondi e beneficenza. Ma se praticamente si sta pagando il biglietto. E a volte uno realmente, io ho visto dei bilanci di gente che ha fatto dei buchi con gli eventi, ma perché l'evento di raccolta fondi devo lavorare prima per trovare, lì sì, anche uno sponsor. Qualcuno che mi vada a copertura dei costi vivi. Allora sì, sui biglietti. Io vanno realmente al progetto, altrimenti rischiate veramente, perché banalmente non è il vostro lavoro fare gli organizzatori di eventi. Infatti la cosa che stavo cercando con un'associazione era quello di andare a intercettare degli eventi già organizzati, per cui il lavoro lo fanno altri. Io mi vado a scegliere anche l'evento magari che è già ben strutturato e proporre delle partnership nell'evento. Sì, ad esempio anch'io faccio far così, quando faccio la mappatura delle relazioni,
in questa dinamica anche un po' di pubbliche relazioni, ma appare se a livello del territorio ci sono anche altri eventi, sagre, iniziative di altri, e chiedere uno se ti ospitano la famosa cena. Per cui c'è già il team che lavora e ti danno una serata, un pranzo, piuttosto che all'interno di quell'evento ti ospitano banalmente per essere visibile o decidono che ti sposano, e parte dell'incasso lo devolvono anche a te. Questa cosa qui torna sempre all'inizio, cioè chiedere di essere ospite, tra virgolette, in un evento significa avere la consapevolezza del valore che si ha, perché altrimenti sì, neanche si riesce a proporsi. Ma fa parte anche delle relazioni che tu crei nel territorio. Prima volta che mi capita nella vita, 2 anni fa, di entrare in una realtà, che è una cooperativa, che ha una persona pagata, socia ma anche dipendente, che si occupa delle relazioni con i volontari e con le associazioni del territorio. Ne ha 80. Prima volta. Lì è geniale, cioè, secondo me è lungimirante. Per cui è tutte le associazioni, le sagre, le feste, i comitati di quartiere e quelli che portano in giro, si occupano di disabilità anche psichiatrica, che portano i ragazzi magari in vacanza, quelli che poi ti danno i cachi, allora te fai il mercatino per i cachi, quelli che della squadra di calcio, della polisportiva, allora hanno anche una squadra di calcio, quelli che singoli che vengono a leggere, a fare il laboratorio di pittura, cioè, però lì un'altra volta. È people raising, ma una persona dedicata che ha la cura delle relazioni con le organizzazioni del territorio, che altro che donatori, perché sapete benissimo voi che mettere insieme. Però poi mi è strategico, perché quando noi andiamo a mappare le iniziative, che adesso se esce il bel tempo, perché il mio compagno mi ha scritto nevica, io abito sul lago di Iseo, cioè non so se abbiamo idea che il 24 di maggio è nevica, no, va bene, non abito nel parco dello Stelvio a 3.000 metri di altezza, però questo qui è la stagione da qui a ottobre in cui le iniziative, le sagre, le feste, in ogni quartiere, in ogni paese, ce ne sono a bizzeffe. Però avere la mappatura, che sono relazioni che io curo anche durante l'anno con i comitati organizzativi, mi permette di far sì che già un po' mi conoscano e di capire prima. Riusciamo a fare un evento nostro una volta l'anno, piuttosto che dov'è che ci ospitano? Per cui vado a massimizzare i rischi banalmente. E sono anche più visibile. E ho anche meno sforzo organizzativo mio, perché ci sono già quelli che li organizzano. Però altrimenti rientriamo in quello che dicevi tu. Cioè, è un lavoro. Cioè, devo andare a parlare, ecco, fare la mappatura di chi sono sul mio territorio, andare a parlarci, se non mi conoscono spiegargli chi siamo, fare... non un incontro, ma magari di 10, perché non è che uno fa un incontro e già uno decide, uno fa un incontro, li lasci lì, gli proponi il progetto, poi dopo ci risentiamo, se non ti chiamano loro in una settimana, 10 giorni, li richiami tu, rifissi un altro incontro, intanto, per cui banalmente, promuoviamo i prodotti e le bomboniere solidali alle aziende, sì, ma non il 5 di novembre. Abbiamo già deciso e partiamo a agosto, i primi di settembre, a proporglielo. Però questo riesco a farlo se ho una pianificazione, uno sguardo che è sull'anno. Perché se io ragiono di 2 mesi in 2 mesi, alcune opportunità mi sfuggono, perché poi non ho più il cosiddetto tempo tecnico di correre dietro alle situazioni o presidiare totalmente. Invece se io decido in un anno, stiamo iniziando, riusciamo a fare, ci piacerebbe fare queste 25 cose, realisticamente, guardiamoci in faccia, riusciamo a fare questo e questo, bene, iniziamo a fare questo e questo, a coordinarci un po' di più. L'anno prossimo siamo un po' più bravini, ci aggiungiamo un altro pezzettino. Anche un po' per sperimentare noi stessi e dimostrare anche al resto degli scettici interni che l'investimento dà dei risultati. Io onestamente un po' di anni che faccio questo lavoro non sono mai andata via da un posto dove qualcosa, cioè almeno l'investimento iniziale non se lo siano ripagati. Però l'ultimo è ringraziare sempre, il più tempestivamente possibile. I libri dicono 24-48 ore,
neanche le organizzazioni più grandi e più brave lo fanno in 24-48 ore, però sicuramente sì, in un mesetto, in un paio di mesi, e poi dipende anche dalla donazione, però questo vuol dire essere tempestivi, che chi controlla i conti correnti postali e i conti correnti bancari mi dica, e quindi sappia che deve darci un occhio, guarda che sono entrate XYZ donazioni da Tizio Gaio Sempronio, allora voi che seguite questa cosa fate partire la lettera di ringraziamento, piuttosto che li chiamate, gli scrivete il biglietto, per cui bisogna parlarsi. Un'altra volta, l'eroe solitario da solo fa ben poco. Questo l'abbiamo visto prima, aggiungo questo. Allora, quindi abbiamo visto che io devo vedere dove c'è un reciproco interesse, allora dove può scattare questo scambio relazionale. Quello che vediamo adesso, che è un acronimo, che è una traduzione anche dall'inglese, è guardare la mappatura delle mie relazioni facendo attenzione a questi tre aspetti. Allora, uno che è il collegamento, cioè il grado di relazione che c'è tra la mia organizzazione e i miei possibili donatori. Che tipo di collegamento c'è? Una relazione calda per cui sono vicini, una relazione fredda, il collegamento ce l'ha lei? Come dicevamo prima, no? Per arrivare a lei devo passare da lei. Mappa. Per non sprecare un foglio. Banalmente si disegnano solitamente a cerchi concentrici. Qui è più freddo e qui è più caldo. Anche graficamente, se io me li segno dentro. Per cui, Giorgia, sta qui o è qui? E per arrivare qui, con chi devo parlare? Quindi qual è il collegamento tra l'organizzazione e il donatore? Poi abbiamo l'abilità, cioè è diciamo, il grado di ricchezza del mio donatore. Cioè quanto è disponibile a donare, quanto e cosa, in termini economici. L'altro è l'interesse, cioè il grado di condivisione della mia sfera valoriale. Ora, se io li metto insieme, se ci ragioniamo un attimo, anche per le cose che abbiamo detto adesso, molto spesso noi andiamo a ragionare istintivamente su il grado di ricchezza, per cui chiediamogli a quello lì che quello lì soldi ce li ha. Ma se Sergio Rossi è lontanissimo perché nessuno lo conosce, gliene frega niente di bambini perché si occupa del canile di Foggia, quindi non c'è neanche interesse. Capite che l'idea della ricchezza, della disponibilità a donare, di per sé non me ne faccio nulla. Ma strategicamente, quando vado a mappare le mie relazioni e anche a vedere il reciproco interesse, dovrò guardare, uno, il grado di collegamento, chi ha la relazione più forte, che rientra anche dopo. Due, qual è l'interesse, cioè qual è la condivisione verso quello che facciamo? E per ultimo mi interessa la sua disponibilità da un punto di vista meramente economico. È un po' ribaltare lo sguardo. Scusa. Prego. Cioè partiamo da quello, dal nostro obiettivo, cioè dalla persona da raggiungere o dalle relazioni che abbiamo? Dalle relazioni che abbiamo. Io solitamente faccio due mappe, una mappa, anzi tre, no due, allora una mappa che è una mappa delle relazioni attuali dell'organizzazione, che mi serve per mettere a sistema anche un po' di informazioni. Molto spesso le organizzazioni, magari non è il vostro caso, non hanno un database, non hanno una memoria storica, piuttosto che ce l'hanno, ma ce n'è un pezzo che ce l'ha chi si occupa dell'amministrazione, quindi ha due o tre informazioni lei. Poi c'è quello che ti dice, ah sì, c'è l'operatore, lui che gestisce tutte le cose, c'ha i defogli di carta scritti a mano, il libro, l'albo dei donatori scritto negli ultimi 25 anni a mano, illeggibile, che è lì, però zero consultabile. Piuttosto che qualcuno dice, no ma io li conosco tutti, li ho qua. Benissimo, dammi tre ore, siediti e inizi a tirarli fuori, perché se te li hai tutti e li hai qua, però come facciamo a gestirli? Bisogna scriverla.
banalmente, e organizzare le informazioni, perché se io non le organizzo, uno, non diventeranno mai patrimonio dell'organizzazione, ma restano patrimonio di chi le gestisce. E questo è un grosso rischio, perché non diventano mai una eredità dell'organizzazione, ma saranno sempre le relazioni di Guiaraco e non della fondazione, perché c'è questo tramite. Per cui una mappa sulle relazioni che io ho oggi, posso dividerle anche tra organizzazioni del territorio, enti pubblici, università, soggetti economici, donatori, posso anche dividermeli in caselle se voglio, ma guardando il grado di relazione dai più caldi ai più freddi. L'altra mappa, che è la mappa sui mercati potenziali di fundraising, che è il prospect esattamente, che riguarda il mio contesto. Se io opero a livello del mio comune, provinciale, regionale, ovviamente sarà più o meno ampio, piuttosto che io opero su 5 comuni, 2 comuni, cercherò di farlo ampio di questo senso, in cui vado ad individuare tutti i prospect, per cui è, so che Tizio Paolo Rossi è molto sensibile, c'è qualcuno di noi che conosce Paolo Rossi o come possiamo fare a raggiungere Paolo Rossi? Però lì è sempre che dobbiamo trovare qual è l'anello di congiunzione che ci permette di ragionare sul reciproco interesse. E siccome la relazione è il transfer relazionale di fiducia, è quello più potente, provare a valutare. Vi racconto questo aneddoto. Ho fatto un corso al CSV di Brescia, con cui collaboro da qualche anno, l'autunno scorso, e c'era in sala un signore che gestisce... fa parte dell'associazione del circolo buddisti di Brescia. Allora, un sabato, siccome sono sempre di sabato al CSV, abbiamo parlato della mappa delle relazioni, la settimana dopo lui è arrivato con un foglio che sembrava un A4 normale, a un certo punto mi ha detto, questa settimana mi ha illuminato, ho fatto un lavoro. Inizia ad aprirlo e mi apre un foglio, ho chiamato il lenzuolo, in cui lui banalmente si è messo in mezzo, bellissimo perché ha scritto io, okay. E ha iniziato a fare il classico piego così, perché così non sprechiamo carta. Cioè lui si è messo in mezzo e poi ha iniziato a fare i raggi, per cui a mettere persone, organizzazioni, aziende che conosceva, con nomi e cognomi. Poi ha detto, questo qua so che conosce questo, questo, questo e questo, questi qua sono dentro qua, questo qua è dentro qua. Ok, per cui... primo cerchio, secondo cerchio, terzo cerchio. Per cui lui è andato ad individuare la sua mappa relazionale. Io ho detto, pensa se lo fai anche con gli altri dell'associazione, come amplifichi. Perché molto spesso noi le abbiamo tutte queste relazioni, ma non le abbiamo, non le visualizziamo. Ok? Però è fortissimo, per cui poi dopo va da sé che magari... è ovvio che mi interessa, siccome non sto parlando solo di comunicazione e marketing, ma di fundraising, anche che Sergio Rossi è uno molto benestante sul mio territorio, e però poi devo aggiungere se è sensibile o no, chi lo conosce, per cui capire con che grado di relazione ci posso arrivare. O magari scopro che conosco Sergio Rossi tra un mese e mezzo. Per cui ci sono due livelli, secondo me, di analisi. Però questo qua, secondo me, è fondamentale. Per cui qua non vi mettete voi, vi mettete l'organizzazione, però l'organizzazione banalmente è fatta da assemblea dei soci, che anche le associazioni ce l'hanno, consiglio direttivo CDA, i referenti dei servizi, okay? I volontari che stanno qui dentro. Tanto è vero che come metodo di lavoro io faccio creare, all'interno dell'organizzazione, ma che lo trovate anche sui libri, quello che viene definito il comitato di fundraising. Il comitato di fundraising, ma poi lo vediamo anche disegnato, è un nucleo di 7-10 persone, di più diventa un conclave, non si decide niente, piuttosto si dividono. Cos'è il comitato di fundraising? Il comitato di fundraising è un'entità che non sta in organigramma, ma è un gruppo di persone che si riuniscono a livello di volontariato, non in orario di lavoro, ma dopo lavoro, per cui è il primo dono che fanno all'organizzazione, un dono in termini di tempo, ma che è rappresentativo delle diverse anime dell'organizzazione. Per cui ho magari qualcuno che sta in CDA, magari non il presidente, perché altrimenti
ammazza le discussioni. Posso avere il direttore, che però lì dentro non fa il direttore, perché il gruppo è un po' coordinato dal referente del fundraising. È qualcuno che spalleggia il referente del fundraising sia nell'operatività ma anche nel pensare una serie di situazioni, funzioni. Primo, mappare i bisogni dell'organizzazione, perché io ci metto dentro anche un volontario, un rappresentante dell'associazione dei familiari se ce l'ho, un referente del servizio piuttosto che un operatore, per cui ho i diversi livelli e le diverse anime dell'organizzazione. E ci metto dentro magari anche qualche associazione, opinion leader del territorio con cui collaboriamo, ma che però non ha la testa della nostra associazione o della nostra cooperativa, per cui non è mentalmente circoscritto a pensare a noi, ma mi apre lo sguardo, che mi aiuta, uno, a far passare questo gruppo, la cultura del fundraising all'interno dell'organizzazione, a cascata, dall'alto verso il basso. Perché poi immagino che l'operatore parli con i colleghi, che poi parli anche fuori, per cui ha questa funzione. L'altra funzione è di mappare le esigenze in termini anche economici, per cui per scegliere il progetto dell'anno, diciamo così, dal basso verso l'alto, e l'altro è quello di supportare il referente del fundraising nella sua attività, ma anche nella mappatura delle relazioni, perché poi banalmente l'operatore, Caterina, poi dopo so che è dentro nella circoscrizione del suo quartiere, nell'oratorio, per cui io vado ad ampliare la mia mappa relazionale, la mia rete relazionale. Questa cosa è fondamentale, anche perché mi aiuta ad avere uno sguardo altro, per cui non avere l'eroe solitario, perché magari il familiare vive di me un aspetto e ha una percezione. Il volontario ne ha un'altra, l'operatore ne ha una, il referente del servizio ne ha un'altra ancora, quello che sta in assemblea dei soci del CDA ne ha un'altra ancora. Però se io esco sull'esterno devo comunicarmi come un unicum. Questa cosa è potentissima. Poi ci sono delle organizzazioni che hanno, vabbè, poi lo vediamo però disegnato, per cui ve lo ritrovate, il cosiddetto comitato d'onore, in cui mi serve per migliorare e potenziare la credibilità dell'organizzazione, per cui sono quasi tutti dei referenti esterni, per cui non so, degli opinion leader, politici, tecnici, c'è dentro il parroco piuttosto che invece c'è dentro l'avvocato del mio paese, piuttosto che quello dell'altra organizzazione, che, perché mi serve da un punto di vista di reputazione, ma un'altra volta nella logica di apertura. C'è uno studio sull'apertura anche delle governance, molte cooperative iniziano nel CDA a mettere dentro su 5 o su 7 membri due esterni della società civile. E allora però, dico, perché non pensano benissimo? E allora dobbiamo lavorare sulla reputazione. Per, no, guarda che non hanno capito bene, però allora forse non ci siamo spiegati bene noi. Facciamo... Ah, già l'una. Sì. Passata. Mannaggia, vi faccio vedere questo. Le due e mezza, va bene? Ma c'ho ancora un sacco di cose da dirvi. Poche domande. L'ultima, questi qua, vabbè, mi interessa, così acceleriamo, tanto poi ve le trovate, vi do bibliografia. Allora, questa è già, però adesso cambio foglio. Sembra una filastrocca, ma da un punto di vista, e lo vediamo dopo, di processo di pianificazione è già molto operativa. Allora, questo sesto principio del fundraising, questo quarto principio del fundraising, è quello che viene definito il giusto per sei, che dice un'azione di fundraising di successo, cosa vuol dire? Che dopo c'ho il bonifico sostanzialmente, è quella condotta dalla persona giusta che chiede al donatore giusto la giusta somma per il giusto progetto nel momento giusto, nel modo giusto, cosiddetto il giusto per sei. Ora, detta così sembra appunto una storiella e dici va bene, e adesso? L'adesso è invece che già rientrano qui dentro un po' di elementi che abbiamo visto prima, cioè la persona giusta che chiede chi è un po' come questa lettera, chi la firma? La persona giusta è solitamente chi ha il grado di relazione, così come ai colloqui, gli incontri uno a uno, non si va mai da soli, ma sostanzialmente si va quasi sempre in due persone,
soprattutto con i grandi donatori o con i donatori che appartengono al mondo delle imprese. Questo perché? Uno, perché loro sono molto più abituati di noi e quindi solitamente si fanno trovare già in due. Oppure il secondo ad un certo punto appare. Perché chi parla non riesce sempre ad osservare, ad ascoltare, per cui uno parla e l'altro osserva, ascolta. Quindi se vado da solo già magari sono un po' agitato e vado in panico perché ho la commissione, l'esame della maturità di fronte. L'altra cosa è che è importante che ci sia chi ha il grado di relazione più forte con la persona che si sta andando ad incontrare,